Qual è dunque il problema principale della convivenza oggi? Quello di sempre, la paura ancestrale, inscritta nei nostri geni, di tutti gli animali dotati di zanne ed artigli. Diciamolo chiaramente, eccetto qualche folle, nessuno può realmente desiderare di finire sbranato da un altro animale. L'antropofagia è il timore primordiale e, per poter essere gestita, deve essere compresa alla radice. Vi è un termine per la paura nei confronti degli altri animali, l'ateriofobia o zoofobia. In un certo senso, queste parole descrivono la fatica disumana dei sapiens di distinguersi dagli altri animali. L'animalità, per come è stata descritta dalla tradizione occidentale, fa paura e ribrezzo. Tuttavia, i predatori di grandi dimensioni, coloro che possono letteralmente fagocitarci, trascendono il concetto di ateriofobia per legarsi a qualcosa di più primordiale. Questo brano è tratto da il nostro libro appena uscito, Into the Wild, e dice queste parole perché fa parte, per queste parole descrivono uno degli 8 principi fondamentali del Rewild, che tra poco loro a memoria andranno ad elencare perché io non me li ricordo. Io sono Pellegrino, di Debitum Nature, e loro sono Eleonora e Nathan di Well Matters. È per questo che vedete Rewild Academy qui sotto. Con tanto di maglietta. Solo lui ce l'ha, esatto. Noi abbiamo altre maglie disegnate da noi. Questo, come al solito, questa introduzione è pubblica, quindi se state vedendo questo video ancora non siete all'interno della nostra accademia, probabilmente siete sui nostri canali social. Qualora non ci conosceste, facciamo parte di un collettivo di divulgazione artistico artigianale, e la visione di questa conferenza proseguirà all'interno appunto della Rewild Academy, che è la piattaforma di infoprodotti che abbiamo creato ormai 5 mesi fa, 4, poi dipende quando uno vedrà questo video, ma Sì. oggi che stiamo girando, che è fine febbraio, sono circa 5 mesi, quindi siamo neanche a metà anno che abbiamo creato questa piattaforma. Se poi proseguirete all'interno troverete diverso materiale gratuito, appunto come questa introduzione. Ci saranno le prime lezioni di alcuni corsi, si parla di zoantropologia, di ecologia, di rewild, di religione, di spiritualità, moltissimi argomenti. Proprio perché loro si chiamano Wild Matters, perché parlano di rewild, e rewild è una filosofia, diciamo, una filosofia, un movimento culturale Tra il movimento e la filosofia, direi. che abbraccia moltissimi aspetti. E quindi il nostro scopo probabilmente sarà quello di fare almeno una conferenza per ognuno di questi principi, e questi principi che trovate sul sito wildmatters.it delineano un po' quali sono i campi in cui il Rewild va a tentare di cambiare la realtà. Quali sono questi 8? Io prima o poi mi preparerò, ma assolutamente, cioè, poi quando li sento me li ricordo, ma non me li ricordo. 4 a testa, via. Allora, innanzitutto sono gli 8 principi di Well Matters, nel Ok. senso che non sono necessariamente legati a tutto il movimento di Ah, perché rewilding. noi Li abbiamo siamo Rewilding. Cioè, identificati noi. Esatto, siete voi proprietari intellettuali di questa cosa. Sì, questo si è messo in mi chiaro. lascio Vai. tutto a te. Vai. Vediamo, allora, c'è sicuramente l'ecocentrismo, Ok. l'animalità, l'essere una preda, che è quello di cui andremo a parlare oggi. Oggi, ok. La libertà di amare e anche quella quindi sessuale corporea. Questo era tutto il quarto, sono due No, diversi. non sono in No, ordine. ma di questo qua, la libertà di amare e di sessualità è un solo Sì, sì, punto. sì. Ok, allora sono altri 4 C'è tuoi? la bioproporzionalità e quindi il problema della sovrappopolazione. Ok. C'è l'essere una preda, che non è stato citato, ma è quello su cui si basa. Sì, No, l'ho detto. l'ha detto. L'abbiamo già Allora, detto. c'è la libertà di movimento. Ok. Libertà Manca di uno. movimento intesa come necessità proprio erratica dell'umano. Poi vi è la questione del quello che abbiamo chiamato ozio creativo, cioè la possibilità Ok, di avere siamo a 8. un'esenza dal lavoro. Sarà bello fare una conferenza. Dobbiamo fare una conferenza sul reddito di esistenza, sull'ozio, sulla creatività e così via. Abbiamo deciso, in realtà ha deciso, io sto solo appoggiando, no, però è venuto in mente di fare questa conferenza proprio su questo aspetto perché diciamo che è il primo in contrapposizione con uno degli elementi che abbiamo visto quando il pubblico ha ricevuto il libro, che ha colpito di più l'immaginario. Moltissime persone hanno fatto domande, hanno approfondito, si sono incuriosite, hanno anche ringraziato di un effetto che ha avuto la lettura di questo libro, principalmente nel campo della vita, appunto, sessuale, affettiva, della percezione del sé e così via. E quindi si è visto come era anche prevedibile, diciamo, l'aspetto della vita, della sessualità, sia il primo che colpisce
l'immaginario e la vita delle persone, ma dalla parte opposta, dal contrapposto a questo, è inevitabile pensare che vada posta anche importanza alla morte e alla paura contrapposta all'amore. E in un certo senso è anche quello che già rappresentiamo qui, no? Perché appunto se i wild matter sono l'aspetto divulgativo, ecologico, eccetera, del nostro collettivo, io come Debitum Nature sono quello che si occupa principalmente della, qua adesso si intravede solo qualcosa, ma appunto di ossa, di pulizia delle carcasse, eccetera, per poi farne materiale e così via. Quindi sicuramente sono quello che più può rappresentare l'aspetto della morte. E qualche disclaimer, perché in realtà noi dobbiamo presumere che una persona possa arrivare qua anche senza conoscerci. La conferenza, se possibile, non avrà nessun tipo di taglio, quindi sarà come se foste qui presenti, qua, visto che siamo ancora sotto restrizioni in causa Covid, non è possibile organizzarlo dal vivo. Dovevamo essere in una zona montana. Dovevamo essere in viaggio, esatto. Abbiamo anche cercato di fare qui il fuoco, ma in uno spazio così ristretto era una fumera, quindi moriremmo di freddo. Abbiamo le strutture per coprirci. Però abbiamo cercato sempre di strutturare tutto il nostro materiale divulgativo come se fosse proprio dal vivo, quindi con il minor numero possibile di tagli, senza dar troppa importanza a, appunto, la forma, l'inquadratura e così via, come se fossimo un evento live e tenessimo una conferenza. Anche gli altri corsi che potete trovare qui sono tutti più o meno fatti in questo modo. Poi è ovvio che se succede un imprevisto e andiamo a fuoco, come stavolta l'abbiamo invitato prima spegnendolo, ma è successo, trovate un taglio di montaggio, ma non sono mai più di uno o due tagli, quindi proprio in modo che sia una rapporto diretto molto estemporaneo. E anche dal punto di vista della preparazione del materiale, sono anni che studiamo questi campi. Loro in più sono i primi in Italia, questo libro è il primo in Italia, in italiano, su Rewild. Il frutto delle ricerche non abbiamo un testo scritto, non è un intervento preparato è scritto, ma è proprio una conferenza estemporanea su il frutto delle nostre ricerche. Fai una specificatamente sul tema che andiamo a trattare oggi, l'antropofagia. Sono probabilmente tra le poche persone al mondo che l'ha mai affrontato da un punto di vista filosofico. Come visto, il testo più famoso è quello di Hans Krug, dell'etologo del 76, però è estremamente datato, ma anche etologicamente parlando è veramente scientifico e ristretto ad uno specifico ambito. Non va a contaminarsi più di tanto. Tra l'altro, infatti, poi si cito, visto anche che ce ne sono due, c'è cioè quello che abbiamo preparato adesso è del 90 qualcosa, e cita sempre se stesso del libro 76. Cioè, la maggior parte delle citazioni sono Crook 1976, quindi all'epoca era l'unica persona. Cioè, è lui che si deve autocitare in un altro libro sugli stessi studi. Studiosi da campo ce ne sono veramente pochi, no? Ecco. Visto che siamo ancora appunto nella parte pubblica, di cosa andremo a parlare? Allora, anche da un punto di vista, in questa conferenza più di altre avrà magari qualche curiosità scientifica, etologica e così via. Tra l'altro, visto che ci sono alcuni punti di contatto con il corso di zoantropologia, parlando di Crook, perché comunque alcune cose ci sono, quindi il rapporto con i carnivori, il rapporto tra carnivori intesi e come predatori e le prede, come questo può influire sulla nostra esistenza e sul nostro rapporto con i carnivori, quindi lì diventerà un discorso più attuale, quindi il rapporto con la ripopolazione di determinati tipi di animali, anche e soprattutto in Italia, che è anche un caso specifico. Cioè, nel libro lì si parlava, per esempio, in Giappone i lupi sono estinti, essendo un'isola, lupi non ce ne sono, al massimo possono proporre di reintrodurli, e lo dicono col perché cavolo. Nel corso Orme Selvagge i giapponesi vogliono riportare i lupi, proprio perché erano visti positivamente dagli americani che gestivano l'industria giapponesi all'industria agricola. Anche perché, visto il petrato, se siete curiosi, io vi consiglierei almeno la prima lezione andarla a vedere su Orme Selvagge. Il lupo veniva visto come divinità positiva perché teneva a bada i mesocarnivori, quindi aiutava l'agricoltura in realtà. Tra l'altro questa cosa è stata studiata anche bene da James Hutley, che tra l'altro è uno dei pochissimi autori filosofi ad aver scritto qualche articolo sull'antropofagia, e poi ha lasciato questo il tema dell'antropofagia per dedicarsi all'Extinction Studies, e appunto al Giappone e al rapporto con il lupo, dove appunto hanno un senso di colpa
per il fatto che la gestione agricola è stata data in mano agli americani per un certo periodo. La prima cosa che hanno fatto gli americani è stata ordinare l'abbattimento dei lupi, e ora vorrebbero reintrodurre il lupo per una sorta di compensazione. Quindi vedi, anche l'aspetto antropologico va a determinare poi che tipo di impressioni, valori e anche l'aspetto cognitivo con cui poi ci si approccia alla presenza, esatto, di un grande carnivoro. E quindi l'Italia, insomma, è un caso molto particolare che ha ancora qualche esemplare di specie particolarmente, come si dice, frutto, cioè fulcro di discussione, di dibattito e di opposizione da una parte, ambientalista dall'altra. Cercheremo di portare un po' l'equilibrio tra due visioni probabilmente entrambe sbagliate, nel senso sia quella che cerca totalmente di decolpevolizzare il carnivoro, sia quella che invece ne fa un mostro che deve essere eliminato perché è l'unica soluzione. Quindi è una conferenza molto particolare, un punto di vista molto specifico che non si trova facilmente in giro. Se date un'occhiata, fate qualche ricerca, troverete appunto l'animalista che dice viva il lupo, i lupi sono innocui, guardate che carini, giocano con quel cervo, quando c'è il video probabilmente che poco prima che lo divorino. O viceversa, dall'altra parte, diamo il fucile a tutti, eliminiamo i certi carnivori. Non colpisce soltanto l'animalista medio, ma colpisce anche importanti ecologi, conservazionisti. Cioè, assolutamente sì. Perché questo è uno dei motivi anche per cui stiamo facendo la conferenza sulla conservazione delle specie, eccetera, legate ai carnivori, perché per la maggior parte delle volte gli ambientalisti e appunto anche gli ecologi di professione difendono questi animali, appunto cercando di dimostrare quanto sia improbabile, quanto quel determinato esemplare che ti attacca magari era un ibrido, oppure quell'orso era un caso specifico che aveva delle cattive influenze. Insomma, il discorso che abbiamo già fatto magari anche in alcune live, certo, in cui parlavamo dei cosiddetti animali rotti. Cioè, un animale sano non dovrebbe in nessun modo essere un pericolo per Homo sapiens, e questo vedremo che è molto più culturale che etologico. In pratica si cerca sempre o di eradicare il problema, cioè quindi eliminiamo il carnivoro, o di eradicare l'idea che possa esserci il problema. Nessuno che si sappia, e sicuramente non in Italia, prova a portare avanti i concetti che emergeranno in questa conferenza, invece vuole accettare che esista il problema, ma analizzare tutti quegli aspetti, tutti i risvolti positivi, sia dal punto di vista ecosistemico, ma anche dal punto di vista psicologico, antropologico, della convivenza con questo tipo di animali. E questo perché? Perché, come si diceva prima, si parlava dei principi di Wild Matters, perché il Rewild è un approccio innovativo, un approccio diverso da quello comune quando si parla di ambiente, che predica la convivenza con i grandi carnivori, i predatori, e che anzi ne cerca di vederne l'utilità, e sia dal punto di vista ecosistemico che da tutti gli altri punti di vista. Ed anche il rewilding è anche un approccio sistemico, Sistema, e di conseguenza non può fare a meno di valutare a 380 gradi l'esistenza umana, sia sociale che individuale, che va dalla parte sessuale, l'amore, l'eros, fino alla parte opposta, la morte, la decomposizione, il ritornare negli ambienti. Paradossalmente questo tema dell'antropofagia lo vedremo riemergere laddove non ci si aspetta, cioè nel libro che dovrebbe essere uscito sulle religioni. Non so se lo finisci, lo mettiamo fuori, ma non abbiamo finito, certo. A breve uscirà. Ah no, infatti poi dipende sempre quando uno ovviamente lo legge. All'interno della piattaforma troverete questo sicuramente già, perché è già disponibile, e a seconda di quando poi vedrete la conferenza troverete anche altri libri che stiamo producendo, anche libri. L'ultima cosa che volevo dire sulla conferenza, allora, questo appunto il tipo di approccio, quindi cercheremo, è sicuramente una cosa innovativa. Se non ci sarà probabilmente tagli di montaggio, semplicemente se siete al di fuori, no, probabilmente potrebbero essere anche già all'interno della piattaforma, sta terminando, diciamo, la parte gratuita, quindi per proseguire la visione sarà poi sufficiente acquistare il biglietto e proseguire, oppure se siete su un social ci sarà sicuramente all'interno del post il link per proseguire la visione. Si potrebbe anche fare un disclaimer, nel senso che si parla comunque di morte, di smembramenti, di aggressioni, eccetera, anche perché la realtà è questo, parleremo anche di questo, della rimozione, anche chi lo fa in buona fede, ma non si voglia accettare questa cosa, di come non si voglia accettarla di base, cioè alcune persone non vogliono accettare il rischio, il pensiero di, e quindi così come abbiamo stupito, o stupire, no, più che stupito, come si dice, scandalizzato
parlando di amore, di sesso libero, di poliamore, eccetera, facciamo e faremo la stessa cosa con la morte. In un paese dove appunto la soluzione è dire non c'è assolutamente problema, oppure quante volte l'abbiamo letto, eradichiamo, no? I nostri nonni non erano mica stupidi, eliminiamo tutti i lupi e il problema non si pone. Ma è un paese anche in cui noi seppelliamo i nostri morti in bare, stagne, cimiteri, e cui vogliamo preservare il corpo in un certo modo, in cui ci poniamo anche nell'ottica di investire tutti i soldi nei funerali, che siano fatti tutti in un certo modo e che il morto vada sempre nell'altro mondo ben vestito, eccetera. L'idea che invece quel corpo, una volta che cessa di essere un'individualità, possa diventare qualcosa di altro, un altro corpo, un altro vivente in maniera diretta, perché poi alla fine della fiera lo diventiamo tutti, parte qualcos'altro, questo ovviamente è scandalistico. Ed è scandalistico il fatto che tra gli 8 punti di Well Matters questo probabilmente è il più radicale. Tanto radicale che in un certo senso, come abbiamo visto, non soltanto rientra nel primo libro, ma diventa anche uno dei punti forti d'attacco alle religioni, come abbiamo portato avanti, nella conferenza, e anche un punto necessario per evolvere verso una nuova spiritualità. Quando nella conferenza, questa, anche quella la potete trovare all'interno della piattaforma di Rewild Academy, abbiamo trattato di spiritualità, religione 7, questa è una, potrete vedere soprattutto, o se già ci conoscete, e quindi questo è uno dei un ulteriore prodotto che acquistate, o se dopo aver visto questo deciderete di addentrarvi in quello che produciamo, noterete come tutto si connette. E in effetti questo discorso su come ci sia, soprattutto da parte delle religioni monoteiste, il rifiuto dell'animalità, della possibilità di essere appunto carne, come carne da macello, carne predata, essere divorati, come sia un aspetto che va a legarsi appunto anche con le religioni mainstream, con la religione cristiana in primis. Il cattolicesimo predica da sempre, infatti è vietata la cremazione perché serve l'integrità del corpo, anche questo, cioè piccola poi questo era in un'ottica in cui i corpi tornare, se stavo dicendo, esatto, cioè, piccola digressione religiosa, cioè per il cattolico la risurrezione serve il corpo integro, piccola parentesi, così capite anche il tema delle altre conferenze, cioè un Dio onnipotente ha bisogno che il mio corpo sia integro, potrebbe anche rifarlo, voglio dire, no? Se proprio, no, non si può, quindi figurati, infatti sarebbe da curioso, sarebbe da approfondire, sì, poi... Un Dio più terreno se è proprio del tuo corpo. Cioè se sei, esatto, se sei un cattolico e vieni sbranato, che cosa fai, visto che il tuo corpo non esiste più ed è anzi appunto diventa feci di carnivoro, deve essere... Beh, non a caso la punizione anche attraverso l'essere sbranati vero. È qualcosa sì. Che ricorre, non soltanto veniva applicato sui cristiani contro i cristiani da parte dei romani, ma anche il famoso episodio dell'orsa che è quello. È tutto connesso. Dovete, secondo me, dovreste andare a prendere il bundle dell'Academy e comprare tutto insieme, guardarvi tutto insieme. Ma al di là dell'aspetto commerciale, davvero credo che per avere una visione di insieme di questo tipo di movimento culturale, di questa filosofia, l'ideale sia guardare tutto quello che produciamo. I richiami, appunto, anche Orme Selvagge, che è il corso di zoantropologia, sono moltissimi. Ho visto mentre si parlava, appunto, come viene visto il leone, il fatto che lo sciacallo in contrapposizione al leone, il rapporto tra carnivori, tutte cose che poi emergono anche lì. Bene, direi che l'introduzione è terminata. Quindi, se addirittura avete già acquistato sulla fiducia, molti lo fanno e fanno bene a farlo, praticamente la vostra visione sarà ininterrotta. Se invece non avete ancora deciso se proseguire, speriamo di avervi incuriosito abbastanza, e quindi ci vediamo praticamente tra una frazione di secondo nel proseguio della conferenza. Guardami giusto i minuti, giusto a questo punto taglio, giusto per... Cosa siamo? 21:33. Abbiamo iniziato 2, 21. È un po' di caffè? No. Dov'è il caffè? No. Sì, c'è, ma è proprio freddo. No. Però siete quindi... Tanto regista fino a 4 ore. Ho visto, ci siamo già un po' più attivati. Abbiamo tirato a lungo a posto. Ok. Bene. Ok. Sempre io devo fare il presentatore. È difficile anche fare il presentatore, ragazzi. Non è così semplice cercare di dare una cornice ai vostri pensieri così profondi, ma anche estremamente caotici. In questo caso macabro. È una conferenza anche sul macabro. Bene. Allora, siamo qui. Il Rewild parla di convivenza e di rapporto tra uomo e predatore, perché abbiamo la conferenza, abbiamo intitolato L'arte di essere mangiati, una filosofia della sopravvivenza. Quindi io lo schema non lo conosco perché l'ho letto una volta e non me lo ricordo, quindi lascio a voi la parola. Di cosa parliamo e perché? Cioè come iniziamo questo viaggio,
all'interno del rapporto uomo. Voi, tra l'altro, non l'ho detto nell'introduzione, lo dico solo qua, avete studiato, avete fatto un studi specifici sul rapporto tra uomini e predatori, quindi siete i più titolati a parlarne. Ok. Fate bim bum banchi, cioè inizia Eleonora. Ciao Bombo. Sì, allora, da un punto di vista ecologico, per chi non sapesse, comunque rinfresca un po' la memoria, una delle chiavi del rewilding è la reintroduzione o comunque la possibilità di esistenza in un ecosistema di carnivori o predatori che sono animali chiavi di volta, cioè chiavi di volta che sorreggono il funzionamento di interi ecosistemi. Perciò non possiamo prescindere dalla loro esistenza quando parliamo di conservazione, rewilding, biodiversità e soprattutto di fronte alla sfida globale che è quella della sesta estinzione di massa della biodiversità. E quindi parlare di carnivori e predatori ora è un dovere e un'esigenza dell'ecologia, e noi in quanto ecologiste, in quanto persone che hanno studiato ecologia, hanno appunto studiato un master, ma anche varie appunto esperienze sul campo tra coesistenza, umani e non umani, è appunto nostro dovere parlarvene. Assolutamente. In più c'è anche un dato di fatto a 360 gradi che prescinde dalle nostre competenze. Tu hai citato bene, siamo in un momento definito sesta estinzione di massa, in cui le specie stanno incorrendo in un tasso di estinzione alle 100 alle 1000 volte superiore, il cosiddetto tasso di estinzione di fondo. Cioè in natura, sostanzialmente, per essere breve, le specie si estinguono, è un dato di fatto. Chi dice ma l'estinzione non è un problema perché qualcosa è naturale, è vero, è naturale. Cosa non è naturale? Che le specie si estinguono più in fretta di quanto sia il tasso di speciazione. Cioè nel senso, normalmente in natura, o almeno in biologia, si creano più specie di quante ne vengano distrutte a questo ritmo. Quindi tendenzialmente, eccetto grandi distruzioni a parte di supervulcani o meteoriti eccetera, la vita tende a diversificarsi ed arricchirsi. Noi come specie siamo diventati una sorta di parassita del pianeta. Qualcuno non vuole dirlo perché considera questa cosa, dire che siamo parassiti del pianeta è considerato alcuni ecofascismo, è uscito questo discorso qua, però è quello che siamo dei super predatori. In questa conferenza si parla di predatori, noi siamo dei super predatori perché siamo tantissimi, siamo efficienti, abbiamo armi tecnologiche molto più potenti delle artiglie, delle zanne, dei mostri che tanto temiamo, e allo stesso tempo abbiamo una dieta che oramai è prevalentemente appunto carnivora, molto più carnivora di quanto è stata per gli ultimi 2000 anni. Infatti, scusa se faccio un piccolo intermezzo, perché appunto in questa conferenza devo solo inserirmi a spot, uno degli aspetti psicologici quando si parla dei predatori è abbastanza diffuso e comune il fatto che l'uomo sia, come si dice, si indigni di fronte all'overkilling, no? Non lo capisce. Brevissima spiegazione, l'overkilling cos'è? Quando un predatore, invece che uccidere solo l'animale che preda, ne uccida più di quelli che gli servono e lasci le altre carcasse, no? Noi siamo perennemente in overkilling senza nemmeno la scusa di farlo istintivamente. Non si è ancora, tra l'altro, spiegato, capito bene etologicamente perché avvenga l'overkilling, però avviene solo in determinate circostanze. Noi fondamentalmente siamo dei super predatori, appunto, che spesso e volentieri uccidono senza nessun altro scopo se non quello che si è prefissato. Quindi ci si indigna se una volpe entra in un pollaio e uccide 30 galline, ne mangia una, e noi poi facciamo 3 milioni di visoni sterminati in Svezia perché potevano trasmettere la malattia ed erano da pelliccia, per dire. Un nocciolo antropologico ed etologico che andremo a toccare nel corso della conferenza, circa appunto se siamo super predatori o se siamo stati super prede e di conseguenza abbiamo meccanismi antipredatori così potenti che abbiamo quasi perso il controllo come un apprendista stregone. Mm-hmm. Volevi dire tu qualcosa sul... No, stavo per dire quello che stavi per dire te. Ok, ok. Se c'è, sono così in simbiosi loro che ogni tanto si sovrappongono. Questa conferenza, ancora più delle altre, la sua parte è stata preparata in maniera totalmente indipendente dalla mia, e mi sono focalizzato sull'aspetto più filosofico, diciamo, e sono rimasto su questo in questi giorni, quindi non ho esplorato quello che andranno a dire. Ad esempio l'overkilling non ci avevo nemmeno pensato come affrontarlo, però ovviamente è un tema interessantissimo. E una buona risposta, una buona descrizione di questo nel libro Il nome dell'orso di Matteo Zeni, dove viene scritto l'overkilling come una trappola cognitiva, cioè nel senso che automaticamente si innesca qualcosa di non voluto nel cervello di determinati predatori, che nel momento in cui si trovano di fronte
ha un tot numero di prede indifese, soprattutto all'interno di uno spazio chiuso, ristretti di solito, esatto. Si attiva questo meccanismo in cui appunto è come il furore di Ajace che se la prende con i capi di bestiame e li ammazza tutti colpi di spada. Così succede che il carnivoro ha questo meccanismo innescato in cui sostanzialmente ha il surplus viene dettato da una sorta di impulso, passione a cacciare più del necessario. Anche perché in teoria è controevolutivo, cioè di base il carnivoro si comporta secondo il principio del risparmio, no? Quindi in teoria comunque uccidere, per quanto possa essere facile per un predatore, ha comunque un dispendio di energia, un costo. Quindi di per sé è una cosa che non ha una spiegazione etologica, non ha un vantaggio, cioè per quanto, che ne so, 30 galline che possono scappare, beccare, agitarsi, una volpe se le deve uccidere tutte, spende tot energia che è sprecata se poi ne mangia solo una. Quindi non c'è neanche una... a livello proprio etologico sembra inspiegabile. Anche come spiega bene Crook, in realtà generalmente questo in, tra virgolette, natura non accade. Avviene meno, sì, di solito è colpa nostra, sì, infatti. È vero, è vero. Conseguenza, cioè l'overkill non è qualcosa che nella norma si accade, è perché appunto ci sono delle circostanze straordinarie, il che significa che non necessariamente si è voluto un meccanismo per giocare all'overkill, perché non c'è necessità, perché spazi altri chiusi. Altri esempi in cui però accade l'overkill in natura è quello del catching, cioè una preda appunto, cioè un predatore uccide diverse prede per poi metterle in un posto sicuro e mangiarle in futuro. Quindi indubbiamente, tra l'altro un altro fattore, perché se è una conferenza sia su di noi che su di predatori, tra l'altro se vogliamo dirlo parliamo di predatori e non di grandi carnivori, perché carnivori non sono esattamente tutti predatori, cioè carnivori potremmo riferirci alla dieta oppure all'ordine di mammiferi, che è quello dei carnivora, esatto. Appunto, 8 specie, ma quello studiato, ma sì, come sì. Per esempio c'è il tasso che facevo l'esempio Crook, che è carnivoro, mangia carne, però trotterella in giro, trova un lombrico, lo mangia, cioè non preda, è quasi un raccoglitore, per dire. Okay. E viceversa, per noi può essere un predatore un orso, che poi in realtà è carnivoro solo al 20%, 25%. Nell'introduzione Crook, per aver citato diverse volte, abbiamo citato penso che nell'introduzione iniziale, sì. Lo citiamo perché tra gli etologi è quello che più si è occupato del fenomeno della predazione. Sotto la guida di Tim Bergen, che era tra l'altro il più grande allievo di Lawrence, quindi diciamo che discende da una linea, esatto, di famosi etologi. E tra l'altro tu non lo sai, ma hai citato il tasso, l'esempio di predazione da parte di animali su Crook è quello del tasso. Crook è già che è stato aggredito nelle Highlands scozzesi, cercava di monitorare dei tassi. Questo mostra che anche l'animale che sembra più innocuo, comunque un carnivoro, rimane tale. Però appunto ne parliamo anche grandi predatori, appunto, come squali, coccodrilli, eccetera, non devono necessariamente essere dell'ordine mammiferi carnivori. E detto questo, c'è una cosa interessante a dire, che i carnivori, i top predators, generalmente sono ipocondriaci, sono animali estremamente ipocondriaci. Cosa significa? Che a differenza dei grandi erbivori, comunque delle specie che vengono predate, hanno meno resistenza a ferite, hanno meno resistenza a esposizione a certi tipi di stress fisico, perché sostanzialmente questo potrebbe essere per loro letale, nel senso che una determinata ferita anche alla zampa da parte, non so, di un lupo che viene ferito da un porco spino potrebbe causarne incapacità predatorie e portarlo alla fame. Mentre esempio animali come anche esempio pensando a zebre, giraffe, eccetera, che hanno magari sono più soggetti anche magari a morsi da parte di altri animali, eccetera, ma devono continuare a resistere, hanno sviluppato anche un certo senso di resistenza a queste cose. Stoicismo. Motivo per cui in un conflitto tra un lupo e un cane da guardiania non è che il cane da guardiania ha la meglio sul lupo, ma generalmente lo fa desistere. Dove c'è così come per le iene e altre cose, non c'è interesse tra carnivori nel confrontarsi, tra predatori nel confrontarsi con potenziali prede troppo pericolose, perché potrebbe voler dire appunto rischiare ferite inutili. E generalmente è il motivo per cui, come vedremo anche sulla predazione di carnivori carnivori su umani, generalmente viene sempre alle spalle. È un tipo di predazione che ha a che fare con gli agguati, i più grandi mangiatori di uomini, tipo tigri, leopardi, eccetera. Nonostante, appunto, per dire, una tigre potrebbe sopraffarci tranquillamente, comunque si ostinano ad attaccare dove possa attaccare le spalle, perché c'è questa economia
ecologiche da parte del predatore per evitare il più possibile che la preda reagisca. Infatti, ho curiosità, in Bangladesh le persone hanno sviluppato questa strategia antipredatoria, che è quella che mentre attraversano il fiume in canoa, appunto, si mettono delle maschere sulla nuca con degli occhi molto grandi per intimorire tigri e leopardi e fare in modo che essi non predano su di loro quando sono di spalle. Io questa cosa l'ho letta per la prima volta sul manuale delle giovani marmotte. Vent'anni. No, ma questa è una cosa che gira un po', però sì. Sfortunatamente per le persone in Bangladesh, eccetera, si è visto che le tigri apprendono abbastanza in fretta e sono in grado di riconoscere tra maschere e volti veri, e quindi con gli anni è diventato meno efficace. Un attimo qua questo discorso, perché potrebbe espandersi oltre, mi sono venute in mente cose appunto più tecniche anche sul nostro comportamento, perché il nostro comportamento è importante. Sto parlando anche con un naturalista un paio di settimane fa, e io le ci stavo dicendo, ah, ma in caso di orso, le prime cose che mi vengono in mente è scappare, arrampicarmi, eccetera. Ho detto, guarda, c'è anche una persona del campo, se tu non hai magari studiato l'etologia specifica significa che ti stai comportando in maniera suicida. Ed è difficile anche imputare la colpa al carnivoro, al predatore, se tu ti comporti in modo tale da innescarne meccanismi appunto di aggressività. Cioè, quello che volevo dire con questa cosa è che anche la nostra non capacità, per via del fatto che non esistono percorsi educativi specifici, nemmeno in università, di andare a approfondire come si comportano animali con cui potenzialmente potremmo avere dei conflitti, determina il fatto che questi conflitti si acuiscono. Beh, ma questo qui ci sta appunto la citazione a Crook, è uno degli effetti collaterali del nostro astrarci, eliminarci dal rapporto preda-predatore, che poi sicuramente tanto poi si continuerà a riaffrontare. Crook osserva diversi comportamenti in diversi animali, si è notato sia dal Serengeti alle colonie di gabbiani, che potenzialmente un predatore, se la preda non avesse determinate contromisure, potrebbe sterminare tranquillamente, ovviamente no, anche solo una volpe che vuole predare dei gabbiani li potrebbe predare tutti, e in realtà le prede imparano, appunto, sanno come confrontarsi, possono imparare determinate strategie per contrapporsi, e noi, questo lui non lo dice questo, ma è una riflessione che facevo mentre preparavamo questa conferenza, è se noi eliminiamo, allora, o davvero si segue la linea folle del eradicare un determinato predatore, o nel momento in cui tu sei nella situazione del Trentino, che ovviamente salterà fuori perché è un esempio negativo di rapporto in Italia, in cui ci sono 80 orsi, se tu comunque non vuoi considerare, non addestri le persone a comportarsi con quel predatore, è come se tu fossi una preda che non ha nessun interesse a imparare come si comporta il predatore, quindi è evidente che non saprai attuare le strategie necessarie per... Come il consiglio di qualcuno, perché questo manca proprio anche di preparazione. Tipo ci sono luoghi comuni, spesso... mettere campanelli alle persone che vanno nei boschi per scoraggiare gli orsi, nel senso che gli orsi comunque tendenzialmente sono timidi, particolarmente qua in Europa tendono a non gradire l'incontro improvvisato con un altro animale, soprattutto di grande taglia, e di conseguenza se tu li avvisi attraverso segnali sonori, indubbiamente hai più possibilità di farli allontanare, di evitare lo scontro improvviso. Sul corno là in alto, petti rosso. Soprattutto per quanto riguarda esempio gli orsi, perché non serve che un animale voglia direttamente predarci perché l'animale sia pericoloso. Molto spesso un animale anche dotato di corna, artiglio, semplicemente una forza. Un cinghiale abbastanza grosso, se colto di sorpresa può diventare pericoloso. E una delle cose che ad esempio non si sanno è appunto questa dei campanelli. I campanelli non scoraggiano affatto gli orsi, infatti alcuni prendono in giro dicendo in realtà è un invito all'orso che viene incuriosito dal suono e potrebbe confonderci anche con un animale al pascolo. In realtà ci sono cose altre da fare, tipo il suono della voce che è tipicamente umano, scoraggia magari l'avvicinarsi all'orso, o l'altra cosa è il rumore di legno che si spacca, perché fa pensare ad un animale particolarmente grande e quindi generalmente tende a prestare attenzione. Queste cose sono importanti da sapere, perché senza una conoscenza etologica degli animali con cui condividiamo lo spazio, che è uno spazio ristretto per via del fatto che siamo 8 miliardi, se noi impariamo l'arte della convivenza, e quindi l'arte a conoscenza non può che passare dalla conoscenza, dallo studio. Esatto, la divulgazione, allora lo studio. Lontano. La conferenza di oggi tratta apposta di coesistenza, e quella che abbiamo chiamato noi una filosofia della sopravvivenza significa sostanzialmente questo, una sopravvivenza che è duplice. Quella nostra, di sopravvivenza, e quella delle altre specie, perché nella coesistenza c'è in gioco questo. Perché appunto, come dicevi tu, o si va alla totale eradicazione di chiunque ci dia problemi, ed è questa in realtà una delle policy principali che viene implementata. Attualmente è quella. Cosiddetta gestione della fauna, la gestione faunistica sostanzialmente
è una versione giuridica del contenimento attraverso la forza e non attraverso una sensibilizzazione o uno studio. Dall'altra parte, appunto, abbiamo invece il rischio per gli umani, nel senso che ovviamente con il crescere di una popolazione di fauna selvatica i conflitti aumentano necessariamente. Il conflitto può essere un cervo che ti spacca con l'auto, fai un incidente in auto e muori, oppure può essere un'aggressione a parte di un cinghiale in un bosco, o può essere, come è successo appunto anche a Londra, una volpe che ha attaccato un bambino, che c'è stato un caso di una volpe che ha attaccato un bambino a Londra, questo poi ci torneremo, o può essere il caso dell'orso di Trentino, ci sono tantissimi casi. E appunto la filosofia della sopravvivenza ci dice che sostanzialmente o capiamo come fare, e su questo che noi non stiamo qua a vendere, come dire, ricette magiche per risolvere, dire domani se imparate queste determinate cose non vi accadrà mai nulla se andate in un bosco, nessun animale verrà a disturbarvi l'orto. Non è quel punto, queste cose non accadranno mai, come scritto nel libro anche Into the Wild, si dice proprio che il conflitto è qualcosa di genuino. Molto spesso nell'ambito scientifico si parla di human-wildlife conflicts, conflitti tra umani e fauna selvatica. In realtà i conflitti sono necessari, i conflitti sono il modo attraverso cui si esprime un dialogo, sono una sorta della versione, una sorta di democrazia della comunità dei viventi. Se non vi fosse conflitto, e questo è il punto, significherebbe che la fauna selvatica è sostanzialmente morta. Se non c'è un cervo che ti attraversa la strada, se non c'è il rischio di incorrere un cervo che ti attraversa la strada, vuol dire che la popolazione di cervi è praticamente inesistente. Sì, ma infatti arriveremo sicuramente poi appunto ad affrontare questo aspetto del tedio ecologico, così, perché sono sicuro che poi sarà una parte preponderante della conferenza, però rimanendo ancora per ora in questa parte, è evidente come la strategia appunto che stiamo attuando sia quella e sia sbagliata, cioè sia dall'analisi dei social, piuttosto che se uno dice vabbè, ma i social sono una cosa a parte, ok, guardiamo le delibere di solito cosa sono, ci sono troppi X, ok, caccia libera, ok, è recentissima per quando stiamo facendo la conferenza la delibera in Toscana, se non erro, che dice ok, ci sono troppi cinghiali, quindi d'ora in poi anche gli allevatori possono sparare direttamente senza bisogno di licenza di caccia e tutto il resto. Al di là di comunque la si pensi, è evidente che il problema è ci sono troppi animali X, la risposta è uccidete. Non come, quando, perché, anche uccidere, ma con una determinata idea, come dissuadere, le difese, tutto questo viene completamente scartato. Cioè non c'è un problema, lo si elimina, è come se appunto per disinfestare casa dagli scarafaggi li si desse fuoco. Cioè quando si parla di rapporto con tra prede e predatori, dice aggressività, fuga, quindi paura e curiosità. E invece noi questo elemento è come se si fosse magicamente perduto, quindi abbiamo solo o paura, la casalinga che dice oh mio Dio non posso più andare a fare una passeggiata in Trentino perché non posso più prendere i funghi perché chissà che cosa mi attacca, oppure il cacciatore, l'allevatore che dice basta, bocconi avvelenati, fucili per tutti. Si è persa quest'ultima parte. Hai detto appunto che abbiamo perso, perché in realtà contrario di quanto molti antropologi e archeologi pensavano, l'umano e gli antenati dell'essere umano non sono stati sempre, anzi per la maggior parte della loro storia, grandi cacciatori, questo è iniziato solamente più tardi, ma per la maggior parte siamo stati soggetti predati, siamo stati prede, quindi prede aventi meccanismi antipredatori come quello della curiosità, come quello dell'allerta, del flight or fight, cioè del fuggire oppure del combattere, e appunto soprattutto quello del conoscere l'ambiente che ci circonda e le problematiche del nostro ambiente. Se noi volessimo davvero coesistere con questi animali, cercheremmo di imparare da loro, imparare come fare a ridurre al massimo questi conflitti e non solamente di sterminarli. Crook dice che uno dice vabbè, ma la curiosità espone anche un rischio, no? Perché parliamo di, torniamo un attimo nel mondo degli animali, dici vabbè, giustamente, ok, l'animale, noi abbiamo addirittura la possibilità di studiare dall'aereo, dal rifugio, dall'esterno, eccetera. L'animale che non ha nemmeno questo aspetto dice vabbè, ma se mostra curiosità rischia, è vero, perché rimane a una distanza inferiore e così via, sembra quasi un comportamento folle. In realtà, su osservazioni dirette sul campo, guardava il Serengeti, su 5.000 antilopi che mostravano un determinato atteggiamento, che fissavano il predatore, eccetera, era una vittima ogni 5.000 tra quelle che osservavano e una vittima ogni 400 da quelle che fuggivano e basta. Vuol dire che il predatore, già solo il fatto di vedere la fermezza nel mostrare curiosità, già faceva diminuire l'appetibilità come preda. Quindi
anche proprio nella vita di tutti i giorni, nella natura, il fatto di voler studiare, conoscere il proprio... È un meccanismo antipredatorio. Molto bene. Come abbiamo detto, non ci sarebbero stati tagli di montaggio se fosse andato tutto bene, ma ovviamente a un certo punto c'è saltata la corrente. Quindi riprendiamo dove stavamo parlando, cercando di non perdere il filo. Di stare più rilassati, se non la metti in ombra. Oh, seduto rilassato. E riprendiamo il discorso, quello che stavamo dicendo, appunto, che la curiosità, cioè delle tre spinte dei predatori, la curiosità è quella che porta, intanto comunque in realtà ha un effetto già da subito sul predatore, ma poi è proprio quella che porta, così tra l'altro nel fatto che mi è venuto in mente una cosa che non ho citato, ad apprendere sul predatore e anche a trasmettere questa conoscenza. Crook ha fatto degli esperimenti con i gabbiani mettendo la tassidermia, cioè un pagliato di un ermellino, e comunque lo consideravano come un predatore e per esempio se era lasciato da solo l'ermellino reagivano, ma fino a un certo punto. Se vicino all'ermellino c'era un gabbiano morto, reagivano molto di più, quindi riuscivano a collegare il fatto che potesse essere pericoloso. E invece già, per esempio, andando verso gli ungulati in Africa, aveva fatto una fatica, raccontava anche l'aneddoto di aver fatto molta fatica a trovare una iena da impagliare, ma nel giro di pochissimo tempo le antilopi e gli gnu riuscivano a capire che fosse finto. Questo significa che nella loro osservazione riuscivano a, non era solo quella è una iena, quindi è un predatore, ma leggevano tutta una serie di comportamenti. Poi anche in studi successivi ha capito che a seconda del modo in cui cammina, si muove, guarda il predatore, poteva essere o no una minaccia. Infatti capita, adesso ci sono scene in cui c'è un leone che passa vicino a un branco di gazzelle, le gazzelle non reagiscono perché evidentemente comprendono questo che in quel momento non è a caccia. Interessante, faccio una considerazione a tal proposito. Se la maggior parte degli erbivori hanno imparato a coesistere con i carnivori, con i loro predatori, esatto, così se significa condividere uno spazio per quanto ampio, ristretto, nel senso che ci sono tanti erbivori, diciamo, quanti sono i carnivori che con essi vivono. La conseguenza è che forse abbiamo anche questo effetto un po' delusional, questa mancanza di prospettiva dettata dal fatto che negli ambienti con cui abbiamo a che fare noi sono talmente privi di fauna, sostanzialmente. Una volta che la incontri è un evento eccezionale. C'è un effetto particolare, ma se noi prendiamo zone dell'India o l'Africa, tipo Serengeti, e lo usiamo appunto come magnificatore dell'esperienza di cos'è un ecosistema, alla fine si vede che branchi, mandri, intere di bufali d'acqua o zebre, gnu, eccetera, vivono proprio a due passi nello stesso territorio di tanti possibili predatori. Sì, ma non solo, tra l'altro infatti anche questo non c'è in Crook, questa è una considerazione mia che ho visto già dal mio vicino di casa piccolino, quando vivevo vicino al palazzo, o in generale determinate scene in montagna, eccetera. L'uomo è talmente disabituato ad avere a che fare con la fauna selvatica, in realtà, con la fauna, che qualunque animale gli crea il panico. Io ho visto le scene del attento alla gallina ti può beccare, piuttosto che o no il mulo avvicinati con calma, gente che stava a distanza di metri e metri dallo struzzo perché chissà cosa può fare. Cioè c'è una tale dicotomia tra l'uomo, e ne abbiamo parlato infatti anche nella conferenza sulla spiritualità, tra l'uomo e l'ambiente naturale, tra l'uomo e gli animali, che non solo non c'è l'istruzione, ma addirittura c'è appunto la paura, oltre alla normale paura, anche quella dettata dalla totale ignoranza. Il mio vicino di casa non sapeva, bambino di 6 anni, come fosse fatta una capra, cioè non aveva idea della forma, quindi prima volta che la vede può essere tranquillamente un mostro per quanto ne sa il bambino. Quindi cioè noi siamo così estraniati ormai dall'ambiente esterno, poi soprattutto qua in Occidente, cioè appunto quando discutiamo con gli allevatori che si lamentano, no, il lupo di 30 kg sugli Appennini, quando in Anatolia devono usare i cani da pastore contro le iene. Fortunatamente la maggior parte delle prediche da parte di persone che appunto lavorano nella sezione nel settore della zootecnia, eccetera, chi lo fa almeno in montagna, comunque con pascoli estensivi, è che hanno almeno una cognizione di che cos'è un animale un pelo superiore delle persone che li criticano, che magari hanno sempre vissuto in periferia di Milano. C'è anche questo problema, appunto, che o si lavora... cognizione superiore, direi, esperienza pragmatica. Sì, però, sì, più del cittadino di Milano, comunque. Il problema è anche proprio questo, che soprattutto in Occidente, soprattutto in Italia e specificatamente in Lombardia, è difficile poter andare a criticare, non so, già bene da Lombardi, è difficile andare a criticare i trentini nel momento in cui noi, più che ratti di grossa taglia, non abbiamo nelle zone di periferia milanese.
quindi è difficile proprio capire il senso di disagio di determinati soggetti nel momento in cui noi in prima persona non abbiamo esperienze. Questa cosa è interessante perché noi non siamo capaci, abbiamo paura non soltanto del selvatico, selvaggio, libero, indomito, che andremo a trattare dopo. Abbiamo paura dell'animale in quanto tale, perché ogni animale potenzialmente ha quella scintilla di indomito. E il motivo per cui lo abbiamo è perché non abbiamo capacità di, si vuol dire, mind reading, lettura mentale, cioè non sappiamo se l'animale si comporta in un certo modo. E la cosa non ha assolutamente senso da un punto di vista evolutivo. Perché? Perché è evidente che se tutte le antilopi d'Africa, ogni volta che compare sulla scena a tot metri un predatore, si dessero alla fuga, non vivrebbero più. Certo. Non potrebbero vivere. Certo. E la grande capacità della maggior parte delle prede è stata quella appunto di avere una lettura mentale sufficiente, non soltanto all'interno dei membri della stessa specie, di capire che quell'animale lì che si sta spaventando, sono un branco di, sono una, come si dice, mande le gazzelle, riesco a capire che quella gazzella lì che si sta spaventando è una gazzella attendibile, perché non si spaventa facilmente, quindi automaticamente mi fido di più del suo comportamento, ma anche riesco a capire con chi ho a che fare, con il predatore. Noi invece andiamo magari incontro a un orso, come è successo in Trentino, la prima cosa che ci viene in mente a fare è tirare una bastonata in testa all'orso e pensare che l'orso se ne stia lì a prendersi le nostre bastonate in testa. Se quello l'abbiamo dimenticato, invece è un atteggiamento che ci portiamo dietro dalla nostra ancestrale evoluzione, è un atteggiamento da preda, che manteniamo appunto tramite questa volontà di totalmente annichilire e distruggere animali che sono pericolosi o disturbanti per noi, che sono quegli atteggiamenti che vediamo ad esempio negli ippopotami, nei bufali d'acqua, ma anche, come abbiamo detto, in orme selvagge da parte di uccelli diurni contro i gufi, che è quello del mobbing, è quello dell'attaccare il potenziale predatore appena si ha la possibilità. E più o meno è questo quello che facciamo quando andiamo appunto in overkilling, come dicevi te, verso specie che possono esserci nocive. Il nostro overkilling non è un overkilling da carnivoro. Questa, no, cioè, questa cosa, prima di leggere Crook, ma prima di leggere qualunque, anche il libro di Donna Hart, Man the Hunted, eccetera, l'ho avuta questa fulgorazione guardando da piccolo i documentari, poi ne ho parlato anche diversi anni fa con la Ele. Guardavo i documentari e vedevo come i bufali d'acqua hanno questa estrema attenzione nel ovunque possibile uccidere i leoni, mentre i leoni non hanno la tendenza di uccidere ovunque possibile i bufali d'acqua. Se tu vai a vedere diversi documentari, anche vedere come i bufali d'acqua, magari è capitato che in Africa stalkerassero cacciatori umani, c'è un cacciatore che fallisce il colpo e non uccide un bufalo d'acqua, c'è il rischio che questo lo segua per giorni e lo aspetti anche fuori dalla tenda. C'è una sorta di pianificazione, è un caso realmente successo, c'è anche una pianificazione da parte di erbivori, di prede, che una volta messe nelle condizioni di prevaricare sul loro antagonista, utilizzano l'eradicazione come forma di prevenzione. E quindi quando, dopo aver osservato numerose manifestazioni etologiche di questo tipo, è stato palese per me che ci fosse qualcosa che non andava nella narrativa classica, per cui noi, un po' la narrativa anche quella di ecocidio, di tutti i testi che dicevano Homo sapiens nasce con la lancia in mano, la lancia appuntita e comincia a cacciare qualunque cosa, si fa prendere da questa sorta di prometeica. Ma infatti l'overkilling della megafauna è iniziato una volta che abbiamo eradicato i nostri competitor e i nostri predatori, anche come tigri da denti a sciabola e altri animali. Ma infatti lì il discorso è per quello che questo, tutta questa conferenza gioca su, ma anche il libro di Crook in realtà gioca su questo, questa ambivalenza dell'uomo, no? Sicuramente approfondiamo anche dopo, sia come preda come predatore, no? E diciamo che abbiamo scelto di avere appunto questo atteggiamento da preda offesa che si riporta in una posizione di vantaggio e non da predatore, perché come invece osservava Crook, nei confronti tra predatori e quando c'è competizione lo scontro è ridotto il più possibile, si cerca di evitare, appunto come dicevi tu anche prima, questa sorta di poco, cioè si tende a risparmiare quello che si spende. Cioè, se il problema del nostro rapporto con il lupo o l'orso fosse la competizione, che tra l'altro Crook dice che in Inghilterra un po' c'è questa cosa, forse da noi si sente di meno, cioè ad esempio ci sono le volpi che predano le pernici e il cacciatore che va a caccia di pernici ritiene la volpe appunto un competitor, però poi l'atteggiamento non è quello di siamo tutti predatori, siamo tutti, sia noi che il lupo siamo predatori e siamo in competizione e cerchiamo un equilibrio, ma quello di ah no, allora io eradico e risolvo il problema. Stessa cosa appunto con, ne abbiamo detto in un'altra conferenza,
fa abbastanza ridere, no? L'idea dell'allevatore che ama i suoi animali, e povere le mie bestie, che le deve proteggere dal lupo, ma le protegge dal lupo perché dopo un mese le dovrà uccidere lui. Quindi in realtà è in competizione con il lupo, non è una vittima del lupo. Tra l'altro è molto interessante perché c'è questo ambivalente modo di vedere gli altri animali, come appunto gli animali domestici o anche quelli cacciabili come la cernice o il cinghiale, sono visti come oggetti. Mentre predatori come lupo, tigre sono visti come animali feroci, quasi soggettività maligna, anche per causa di radici e tradizioni cristiane, soprattutto in Europa, che appunto sono da competitor, ma in modo appunto cattivo, in modo quasi... Sì, come se fossero serial killer, infatti di solito, ma anche questo diceva anche la notizia che fa, no? Dice, facciamo un esempio, il libro di Cook nel 96, credo, 86, che il domatore di tigre è stato ucciso, incidente sul lavoro, ma non è successo nulla di particolare, in realtà ha ottenuto praticamente le prime pagine di tutti i giornali e sembrava sta tigre si fosse appunto ribellata a chissà che cosa, qualunque altra cosa, fosse morto in incidente in macchina, non importava a nessuno. È stato ucciso anche la mucca da latte, cioè... è andata così. E su questo è importante tornarci, cioè, ci stiamo arrivando piccoli passi in questa direzione. Volevo spezzare una lancia in difesa anche della teoria opposta, quella del cacciatore, dicendo che ad esempio... diverse specie, tipo il leone o il leopardo, in competizione l'uno con l'altro tendono a eliminare i piccoli dell'altra specie. C'è da dire che tuttavia sembra che noi abbiamo colto in un certo senso gli aspetti peggiori di entrambe, il fatto che sia cacciatore. Come al solito, esatto, sembra un aspetto peggiore. Che appunto non è nell'interesse di nessun predatore quello di eradicare così tanto la specie... diciamo, su cui fa riferimento, cosa che ovviamente non dipende dalla volontà intrinseca di un progetto da parte della specie che caccia, ma in dinamiche ecologiche che noi indubbiamente abbiamo spezzato. Un'altra cosa, prima che mi dimentichi sul mind reading, infatti un altro paradosso del nostro atteggiamento nei confronti degli animali in generale, è come le stesse persone, e spesso fisicamente proprio le stesse, ma in generale la media delle persone abbia appunto questo terrore profondo per... il lupo italico che peso medio cos'è 30 kg, il lupo italiano, lupo più o meno, e poi ha a casa un molosso da 50 kg che gioca tranquillamente con i suoi bambini, che è normale, cioè ci può stare, ma perché lo fa? Perché? Oppure, lì lo vedremo presto, gli incidenti dettati da cani domestici causano molto più morti. 200.000 feriti all'anno e diversi morti, esatto, ma lo tollera senza rendersi conto perché ovviamente ha questo mind reading, cioè tu sai se il tuo cane sta diventando aggressivo, se è aggressivo o no. Io direi che parzialmente sì, però non è il motivo unico, nel senso che tanta gente in realtà non è capace, proprio non ha la minima conoscenza anche dei propri cani, sì, eccetera. Certo. Ma è diverso perché cambia la narrativa, la percezione del pericolo non è una percezione mai statistica. È una percezione della narrativa, cioè l'incidente causato da un animale che fa parte della cosiddetta antropomassa, cioè di tutti gli animali domesticati che ci sono. La mucca, l'incidente nella stalla con la mucca. È comunque umano, nel senso che è giustificato nell'ottica del fatto che l'animale è un po' come una sorta di prolungamento della nostra identità umana, cioè dell'umanità in quell'animale che ci si rivolta anche contro, non è un rivoltarsi contro della tigre contro il domatore, quello della mucca da latte contro l'umano, perché lì non c'è un oggetto che sfugge al controllo dell'uso e ti uccide come potrebbe essere una sedia che si rompe. Lì è l'emergere di una volontà altra. Il problema è sempre la volontà, per questo ci stavo arrivando anche io, infatti perché si parla di rewild, perché è importante la volontà? Perché il problema, ed è anche quello che porta anche lecitamente, cioè perché noi abbiamo, questo abbiamo detto nella conferenza sulla spiritualità, importante sottolinearlo, se noi a me è anche capitato anche di persona, una volta ho incontrato un mulo selvatico, quindi un mulo, dice, non è un animale pericoloso, in realtà adrenalina e tachicardia, perché comunque una bestia di, sarà stato 200 kg, che il sentiero, non potevamo passare entrambi, era in mezzo al sentiero, cioè vai, ti vai in appunto in comportamenti antipredatori. E sono perso un pezzo, cosa volevo dire? Il fatto il punto è che l'altro ha una volontà propria, come sicuramente se poi parleremo di stati, penso che tra poco faremo un po' una parentesi appunto di comunque far vedere che certo c'è il pericolo dei carnivori, ma perché uccide moltissimo di più la macchina e nessuno ha paura, perché la macchina è uno strumento, quindi non ha una volontà propria, quello che fa paura, e a volte fa paura anche l'animale piccolo, questo invece Crook lo dice, l'atteggiamento totalmente irrazionale che il terrore nei confronti della tigre è uguale anche nei confronti della volpe, cioè, o del furetto, oddio quel
è quello che crea poi il panico per il ratto. Chissà cosa vuole. Cioè, quando tu ti trovi di fronte appunto una volpe che è grande così, e salvo che è un lattante, praticamente non può dare nessun problema, ma il fatto che abbia una volontà propria, che è ancora, torna poi sempre allo stesso tema, il momento in cui l'uomo che è malato di controllo, che ha l'ossessione per controllare qualunque cosa, non accetta che ci sia qualcosa che sfugge dal suo controllo. La mucca da latte che si ribella è più considerata come un un'aberrazione, un difetto. È un'aberrazione, è un qualcosa che esce dallo standard, non è il lupo che ritorna. E secondo me, tra l'altro, negli animali come il lupo e l'orso, tra l'altro, non è solo, anche a livello sistemico c'è questa ansia, cioè tu non sai dove va. Secondo me anche quello, per esempio, questo ci riflettevo oggi mentre preparavo, il lupo è avvistato dappertutto, no? Il lupo è sopra, il lupo è sotto in città, in margine... Come gli orsi che si moltiplicano. Esatto, ci sono 80 orsi in Trentino, lo vedono ovunque. Perché? Perché il fatto di non sapere neanche dove va, dove si muove, cosa... Cioè tu non puoi controllare lo spostamento, finché lo spostamento di... Saluto. Del capriolo, ok, no? C'è un predatore e si muove e tu non sai dove sono. L'ossessione dei numeri, abbiamo fatto la conferenza sulla... Però anche dei radiofollari. Ci arriviamo anche a quello, che è interessante. L'ossessione dei numeri è interessante perché riflette esattamente la biopolitica del pronatalismo, soltanto che lo sposta da un piano di conflitto etnico-religioso su un piano di conflitto tra specie. Nel senso che noi siamo ossessionati dal sapere, lo diceva anche Luigi Boitani. Sì. C'è un'ossessione che quanti sono... che va al di là del quanti sono, perché ci vuole una gestione che permetta alla specie di sopravvivere. Siamo al di là del concetto di minimum viable population. No, è proprio una questione di controllo. Ci servono sapere quanti sono per proteggerli. Qua è questione di quanti sono, e la risposta quasi sempre sono troppi. Di questo di base ci arriveremo. Adesso, prima di addentrarci in tutto un bel nella po' parte di cadaveri e carcasse. Quello che volevamo anche dire è che con la filosofia di Wild Matters e poi la filosofia anche del collettivo di Debitum, è una filosofia che si sporca con l'essenza del reale, si sporca a 360 gradi, perché passa attraverso il sesso, passa attraverso appunto la decomposizione, passa attraverso queste cose. E io trovo sempre interessante, ci tenevo tantissimo a questa conferenza, perché credo che la predazione sia qualcosa che è molto sottovalutato da un punto di vista filosofico, ma che in ultima istanza ci rivela una marea di cose su chi siamo, su come ci comportiamo, da dove veniamo, perché tocca l'antropologia, tocca la psicologia, tocca le religioni e tocca proprio anche la biopolitica. E se uno va a vedere anche i famosi hate speech, cioè i discorsi dell'odio, eccetera, non ci rendiamo conto quante volte questi, che prima di essere attuati, ad esempio, su minoranze, eccetera, vengono attuati anche su altri animali. Io penso che in Trentino, ad esempio, l'orso, ma anche il lupo, sia stato una costante vittima di hate speech politici significativi. Cioè, ovvio che è estremo pensarlo come un essere umano, ma se si provasse anche solo un attimo a raccogliere i 100 commenti peggiori quando si parla di lupi, cioè se fossero rivolti a un essere umano, sarebbero roba da galera, sono assolutamente senza controllo. Sono discorsi, è così interessante filosoficamente, che non sono discorsi che hanno una funzione di gestione. Non si sta parlando del secondo me bisogna fare così, o è odio puro, bisogna è viscerale così. Questi sono proprio il termine tecnico hate speech, sì. Discorso dell'odio, che incita all'odio, anche perché, come diceva lei, poi si personalizza, perché ha più senso. Allora uno dice: a me delle vacche non interessa niente, perché l'uomo superiore deve usare gli animali per il suo interesse, e ci sta. E allora avrebbe anche senso il discorso di dire: ah no, i lupi sono un problema, quindi vanno eradicati in questo modo. Nel momento in cui tu dici: no, fanno schifo, maledetti, i miei nonni li sterminavano, fanno, prossima volta che lo vedo gli sparo, e poi gli sparo anche in testa, cioè stai parlando a un individuo, perché sennò non ha senso. Sarebbe come bestemmiare contro la tua auto, dire: adesso questa auto si è fermata, adesso la piglio a mazzate, perché maledetta auto, maledetta. Non accade con gli animali domestici. Esatto, cioè, anzi, spesso c'è la difesa, cioè se il gatto stermina la biodiversità, vabbè, ma povero gatto, se il cane si rivolta, ah, ma siete cattivi, cioè, quindi c'è l'estrema difesa dall'altra parte, e poi c'è, non vengono neanche oggettificati, cioè, almeno qualche volta, ma sono rarissimi quelli che dicono, vabbè, i lupi sono un problema. Questo l'ho anche visto nel canale che abbiamo visto di recente, anche con la caccia, faremo una conferenza apposta, tranquilli, anche non con i predatori, come quel canale che vi ho mandato di questo tizio, aveva tutti i video della sua caccia al cinghiale, era tutto un guardate come gli sparo e ne ammazzo 4 di fila, guardate, cinghiale duro a morire, ma alla fine schiatta come un bastardo. Cioè non lo consideri un oggetto, lo consideri un individuo, tuo nemico, su cui prevaricare
perché si merita, appunto. Perché... la mentalità è quella del serial killer, nel senso, assolutamente, che, esatto, nel senso che tu hai bisogno che l'altro abbia delle emozioni e una volontà, altrimenti non ci sarebbe gusto sottrarre vita. Esatto. Ammazzare attraverso anche la caccia o la selezione, eccetera, non dà la stessa soddisfazione di mangiare la carne, cioè non credo che ci sia alcun tipo di soddisfazione nell'ammazzare animali in un allevamento intensivo. Sì, magari c'è quella cosa che ti incattivisce, eccetera, ma la soddisfazione viscerale di sottrarre una vita non ha senso se quella vita non è una vita che ti, in un certo senso, ti pone in questione, ti si oppone resistenza e che ha interesse a vivere, non è una vita che tu finisci per misericordia. Quindi questa è un'altra cosa interessante. Questo fa della maggior parte dei cacciatori degli psicopatici, praticamente. Tendenzialmente è un fattore, sì, il fatto che... Su questo... Tanto siamo dentro la piattaforma, possiamo essere duri quanto vogliamo. Su questo ne parleremo molto bene sulla caccia. In realtà è un atteggiamento psicopatico, sì, perché allora oggettifichi, allora dici, vabbè, è un problema, è quello che si fa con gli insetti, infatti si pone meno il problema, dice, oh, ho le blatte in casa, stermino, e infatti dici, ok, li oggettifichi. Ma se tu provi questo gusto a anche a fare selezione, eccetera, ah, ma le, praticamente sei uno psicopatico. Sì, soprattutto laddove si sviluppa anche la stima nei confronti, è quello che diceva anche Leonardo Caffo, ogni tanto, che laddove c'è più interesse nel welfare dell'animale, si attua quel paradosso. È vero. Motivo per cui l'allevamento estensivo a volte diventa più paradossale. Nel momento in cui aumenta l'attenzione verso la vita con cui ha a che fare, diventa più grave quando lo ammazzi. Diventa più grave quando lo ammazzi, motivo per cui quando molti non nativi lo facevano, poi dovevano chiedere perdono, poi dovevano non dovevano semplicemente avere un welfare dell'animale, ma dovevano anche pagare il fio, e se non si comportavano bene, morivano. Almeno presumevano che sarebbero morti per qualche punizione, persino i greci con Diana, che avrebbe punito i cacciatori eccessivi. Prima di passare a tutte queste altre cose, dico l'ultima motivo per cui è anche interessante aver fatto una conferenza di questo tipo, perché gli animali non sono soltanto buoni a mangiare, ma appunto, come avevamo citato altre volte con le mistrosi, norme selvaggi, ma sono buoni da pensare. E i carnivori, a mio avviso, i predatori, sono particolarmente buoni come animali con cui pensare, perché attraverso una discussione di cosa significano per noi, perché ci fanno paura, cosa succede se un animale ci preda, tutto questo, c'è una riflessione profonda su chi siamo, nella maniera più autentica del termine, su chi siamo e cosa siamo, e d'altra parte c'è anche una esemplificazione di tutte le altre forme di quello che in inglese è chiamato discomfort, disagio, nel senso che lo stesso disagio che puoi avere avendo dei topini in casa, o avendo le blatte, o il ragno che ti cammina sul letto, viene appunto ingrandito, ingigantito, messo sotto una lente ingrandimento, laddove ti trovi di fronte animali che potenzialmente, a differenza della maggior parte degli altri, hanno una forza fisica, una velocità e delle armi che in condizioni normali comportano una asimmetria. Ci sta che ci sia anche un po' di complesso di inferiorità, che abbiamo un atteggiamento un po' da bully nei confronti del selvatico, perché non accettiamo il fatto di essere inferiori. Questo stavo pensando, cioè un po' come il bullo a scuola, no? Che attua violenza sulle persone che attorno, perché fondamentalmente in realtà si sente inferiore l'uomo di fronte, anche perché il fatto è che tuttora, adesso è così, si introduce anche bene la carrellata che faremo adesso, parleremo un po' di casi reali, no? Del fatto, perché appunto, come abbiamo detto all'inizio, non è assoluta, non si vuole venire, è sbagliato dire, ah, ma gli animali non sono pericolosi, sono innocui, assolutamente non è così, e il fatto è che tuttora, cioè l'uomo moderno del 2021, se ha la fortuna, diciamo, se vive in determinati posti, appunto, se sei un pastore dell'Anatolia, ci sono dei video, poi oggi insomma nel mondo globalizzato si può vedere in prima persona, hai iene da 90 kg che vengono a cercare di predare le pecore. Non è andare nelle montagne del Durmitor, in Montenegro. Cioè, ah sì, che devi tenere quando vai a fare la pascolare, devi avere le armi, o appunto giungla, piuttosto che le tigri, cioè appunto Bangladesh, India, eccetera. Cioè il fatto che, adesso poi vedremo, addirittura neanche nelle proprie case, perché soprattutto poi anni 60, 70, eccetera, quando c'erano le case di fango, di terra, cioè ci sono ancora, si parla di grossi veleni che sfondano la porta, entrano, afferrano il collo quella persona che c'è dentro e se la portano fuori. La rivoluzione è avvenuta con le armi da fuoco, non soltanto è cambiato completamente il warfare, il modo in cui si faceva la guerra, è proprio l'approccio con la natura. È interessante pensare che prima di avere le armi automatiche, infatti perché i bianchi sono stati considerati gli occidentali come dei quando sono scesi dall'India alle Americhe, eccetera, perché se uno va a vedere la storia al di fuori dell'Europa, ad esempio gli orsi bruni erano in costante espansione, stavano aumentando, e in più non c'era alcun segno di capacità degli umani di con lance e frecce, no, di tenerli
a bada la stessa cosa. Infatti c'era il tipico episodio di quando tre nativi in Canada si imbattono in quest'orso e sono con una guida britannica, e loro scappano, si mettono al riparo, eccetera, l'orso ne ammazza uno e così via, e cioè non scappano perché non sarebbero, cioè, però comunque mostrano sottomissione, corrono, eccetera, sono comunque molto allarmati, e arriva il tizio inglese, spara due proiettili, ammazza l'orso, e tutti rimangono impressionati, dicendo che generalmente loro avrebbero necessità tipo di andare, cioè di prepararsi come se stessero andando in guerra, sì, contando morti e feriti per sottrarre la vita a un animale del genere. Ma contando che si fa in 3 secondi, contando che ancora, cioè, okay, non si parla di predatori, ma comunque di un classico esempio di abbastanza iconico di vita selvatica, tuttora io purtroppo l'ho perso, devo assolutamente ritrovare quel documentario. Ci sono luoghi in America dove non si riesce a contenere la popolazione dei cinghiali con le armi moderne, con le strutture moderne, con la tecnologia, perché ibridati con maiali domestici, quindi Godzilla, quindi la moltiplica, quindi tuttora in realtà con anche i mezzi che si hanno a volte l'uomo fatica di fronte alla natura selvaggia, figurati dal punto di vista prettamente fisico. E appunto se poi si va a vedere, da una parte c'è la fascinazione, ma anche lì tanti secondo me poi hanno questo senso di inferiorità dal punto di vista fisico. Siamo inferiori quasi alla maggior di tutti gli animali di nostra taglia, dalla nostra taglia in su siamo sempre interiori. Cioè, infatti, tra le teorie, esatto, di evoluzione, poi ovviamente non si può sapere quale sia quella ufficiale, quella veritiera, però ci sono due opzioni: siamo animali sociali perché dobbiamo imparare a cacciare e cacciare in gruppo, oppure siamo animali sociali perché dobbiamo difenderci dai predatori. Sì, perché uno come noi, esatto, un animale, perché noi non considerarci come primati con un peso medio, 70 kg maschi e 50 le femmine, senza artigli, mettiti anche in mano una clava, uno strumento, con la maggior parte di pari peso o con un branco di qualunque altra cosa, sei destinato a soccombere sempre. Adesso direi, cioè, per non far perdere il filo del discorso. Ok, parliamo di vittime. Direi che adesso abbiamo detto questa cosa, abbiamo parlato di questa necessità di discutere di carnivori, di coesistenza, eccetera. Possiamo prendere diverse direzioni. Una prima è raccontare qualcosa circa anche una casistica, e poi andare al cuore aspetti psicologici, antropologici, e appunto a vedere se siamo effettivamente, cosa ci sia l'antropologia, se siamo effettivamente predi o predatori. E poi terzo passaggio, giusto per dare una struttura a questa nostra conversazione, andare ad analizzare le risposte sociali, manageriali, cosa ci dicono circa il senso che diamo alla predazione sugli umani e il modo in cui gestiamo la convivenza con specie che ci mettono anche a rischio. Direi di strutturarla così e partire da casi concreti di predazione. Sì, appunto, come dicevo anche prima, bisogna considerare che la predazione su umani ha avuto un effetto così forte da appunto stimolare conseguenza a livello di reazione predatore, quindi sviluppare fenomeni come il vivere in gruppo, armi e altri effetti. E effettivamente la cosa non potrebbe sorprendere se si guarda l'Europa, però in zone del mondo come Asia, Africa o anche Nord America o Siberia, Russia, ci sono moltissimi casi di predazione, ovviamente molti meno di quanti incidenti di auto o anche solamente uccisioni a causa di alci o di... Io ricordo la notizia, scusate, un po' eravamo nelle Highlands scozzesi attraversandole in auto e alla radio è arrivata in tempo reale la notizia di questo esploratore britannico che diceva che la notte prima aveva dovuto tenere a bada i lupi e si erano mangiati una ragazza cinese di un villaggio lì a fianco nel 2020. Sì, sì. E diciamo che tra le aree del mondo più colpite, diciamo, da predazione è come appunto il Cina, l'India, il Nepal e l'Africa. Il caso più famoso di tutti forse è quello della Champawat, della tigre di Champawat, che ha ucciso più di 400 persone, 430 persone in 8 anni se non sbaglio,
per poi essere finalmente uccisa. E... Quindi vuol dire che non riuscivano neanche a catturarla, tra l'altro, no, cioè, continuava a ammazzare gente. C'erano dire. Persone che avevano come incarico quello di andare ad uccidere animali che mangiavano umani, sia nel caso della tigre, sia nel caso del leone di Tsavo, che appunto è un caso molto famoso perché hanno fatto anche dei film a riguardo. C'era sì, cioè, Spirito nelle Tenebre, esatto, quel leone lì. Esatto. Il leone di Tsavo aveva ucciso così tante persone che stavano lavorando alla costruzione di una ferrovia, che le persone locali credevano che fossero l'incarnazione di due demoni che arrivavano a perseguitare gli umani. E quindi è molto affascinante. E tra l'altro, se si va a studiare anche ad esempio l'impatto di leopardi sulle popolazioni di scimmie come babbuini o scimpanzé, si vede che grande parte della loro dieta è costituita da appunto primati. E anche noi una volta appunto vivevamo in questi territori senza la possibilità di armi da fuoco o case solide e venivamo uccisi e predati allo stesso ritmo. Ma poi al di là dei numeri, questo lo sottolineava Krug quando appunto si parlava della colonia dei gabbiani, è ovvio che al di là che adesso siano diminuiti i numeri, ma anche diciamo appunto primi del Novecento, fino all'Ottocento, quando cominciava solo un po' di tecnologia, non è tanto il fatto che i numeri siano relativamente bassi rispetto appunto incidenti in auto o altri tipi, ma il fatto che possano esistere, cioè adesso noi stiamo, come dicevamo all'inizio, cercando di arrivare allo zero assoluto, in realtà appunto analizzando e ancora adesso ci sono ancora casi che nel 2000, che nel 1990 in alcuni posti addirittura, cito qualche, l'ho accennato prima, qualche caso che citava Krug, di leopardi o tigri che arrivavano a entrare di notte nelle case, sfondavano la porta, tra l'altro in silenzio, quindi con il proprietario che neanche poteva accorgersi, se arrivavano, azzannavano direttamente alla gola e trascinavano via, è il fatto della possibilità. È ovvio che poi non fanno uno sterminio, anche perché il numero, giustamente, sottolineava anche Krug. Su questo ci arriveremo dopo, sul fatto che non bisogna guardare il rischio come un fattore statistico, ma bisogna guardarlo come un fattore antropologico culturale. Esatto, che poi ne vedremo gli effetti. Cioè, a livello di è che cosa andrebbe perso nel momento in cui noi riuscissimo a garantire una società con zero possibilità di predazione. La vedo come una cosa non risolvibile se non prodotta dall'abbattimento. Però che cosa andrebbe perso? Non tanto per l'individuo che viene predato, ma per tutti gli altri. L'idea stessa della possibilità di un evento simile, che cosa implica, al di là di qualcosa di molto brutto, perché ovviamente ci sono cose molto brutte e molto belle nella vita, ma bisogna andare oltre la superficialità di questa dicotomia e vedere che cosa significa per noi a livello proprio. Ma a livello, tu che hai le statistiche, a livello di animali, cioè quali sono gli animali più pericolosi? A parte che sono le zanzare, ok, a livello di predazione sugli uomini? I felidine, avevo letto, ho fatto anche quello che dicevo. Fatto 1 milione di persone uccise da quando, per predazione ovviamente, da quando è stato registrato. Sì, immagina. E tra l'altro leggevo invece quello che i cani di poco, cioè i lupi, in realtà tutti, il lupo invece non è un grandissimo predatore di esseri umani. In Alaska o in Siberia. E generalmente comunque invece è piuttosto attacca invece gli animali di allevamento. La bambina, quella che è in Russia, in un villaggio in Russia, ma non tantissimo tempo fa, è uscita in ritardo da scuola perché il professore l'ha trattenuta e nell'andare a casa è stata divorata dai lupi e poi il padre è entrato e ha sparato al professore. Ah, ma giustamente. No, quello dicevo proprio che i cani normalmente in generale feri di più, orsi solo più per questione di contrasto e vabbè. Esatto. Specializzati in assoluto, perché si sono prese privati, e quindi anche con noi. Tarzan non a caso si scontra con un leopardo, sì. Perché a differenza anche della questione di forza fisica, un gorilla, ma anche lo scimpanzé è più forte di un essere umano, ma un gorilla che è molto più forte di noi, comunque è sul menù dei leopardi. Infatti il leopardo di Rudra Prayag, vicino al fiume Ganga, aveva ucciso 125-130 persone. Cioè, da Jim Colbert, giusto? Cioè, volevo dire che proprio mangiava quello. Mangiava quello e basta, cioè mangiava uomini. E sa come mai? No. Perché era arrivata... Sono senza peli e sono più comodi, quindi sono già pelato. No, perché è arrivata una pandemia di spagnola che aveva ucciso milioni di persone e invece di bruciare i cadaveri semplicemente li lasciavano all'aria aperta, quindi arrivavano molti animali a cibarsi di loro. Assaggiato. E dice, una volta finita la pandemia, in assenza di cadaveri, i leopardi hanno iniziato a seguire le persone, entrare di notte nelle case. Giustamente, cioè, è buono. C'è una distinzione prettamente tra la funzionalità di una scelta e la filosofia dietro la scelta, perché molto spesso, quando noi, anche etologi, ecologi, che continuano a dire bisogna separare i selvatici dai non selvatici, non bisogna abituare gli animali perché sono... Allora, da un lato
è una stupidaggine, nel senso che filosoficamente parlando, perché noi dobbiamo, proprio l'obiettivo di Rewilding, rimescolare le carte, ma ci sono anche dei risvolti pragmatici. Un risvolto pragmatico che secondo me è meno significativo è il fatto che se abituiamo animali a fidarsi di noi, a cibarsi vicino a noi, li esponiamo alla predazione o al semplice alla banale violenza da parte di altri nostri conspecifici, ma lì per me è un problema di educazione ambientale, empatica, eccetera, che è risolvibile e deve essere risolto. D'altra parte invece io comprendo il fatto che, ad esempio, se diamo, lasciamo il cadavere nel bosco, eccetera, c'è un doppio risvolto. Filosoficamente è la cosa più corretta da fare. Ma potenzialmente possiamo abituare al nostro sapore determinati animali e quindi comportare delle conseguenze. E il famoso "a fat bear is a dead bear", che c'è scritto praticamente ovunque in America, per me non ha una valenza filosofica. Cioè, perché i nostri rifiuti dovrebbero essere speciali? Perché il nostro corpo deve essere speciale e non tornare all'ambiente? Perché siamo gli unici animali che quando un animale prende un altro animale e il leftovers, quello che avanza, viene mangiato da altri animali? Noi siamo gli unici in cui il nostro banchetto deve essere poi messo in buste di plastica e non messo a disposizione, perché e noi da morti in casse sigillate. Ci sono questo doppio risvolto: da un lato il fatto che filosoficamente è problematico perché rinforza una divisione proprio netta tra noi e loro, dall'altra c'è anche il fatto che potrebbe appunto aggravare gli incidenti. Dipende quello che vogliamo con la società, perché io ricordo appunto che in certe zone dell'Africa addirittura i macellai utilizzano le iene per smaltire. Mi hai fregato, stavo per dirlo io, in Africa, ma anche in alcune parti ancora della Turchia, ci sono proprio, appunto, c'è gente che è data a mangiare alle iene come ai piccioni e che sono abituate ad andare in giro per la città, aiutano a tenere pulite le strade. Il rischio di morte c'è, cioè. Sì, aumenta rispetto a una società che non lo fa. Probabilmente sì, perché c'è un'abitudine tra associare cibo a persone, è vero. Però magari diminuisce il caso di malattie dovute a... Sì, ma anche senza guardare questa logica. Poi potrebbe essere un problema della logica dei costi e benefici. Il fatto è che apparentemente il rischio non è significativo. Cioè il rischio non è un rischio che vale in quanto tale, ma il rischio deve trovare una cornice di senso. Se le iene hanno quella funzione lì, se il selvaggio viene integrato in questo determinato modo, allora, detto in parole povere, chi se ne frega delle 10 persone che rischiano le vite in più? Non è importante il fattore numerico, ma è importante il fattore della cornice di senso che diamo alla presenza di altri. Questo sarà un punto assolutamente inaccettabile della conferenza, però sì, e questo non si riesce ad accettare. Non è accettabile da noi, però ci sono popolazioni che lo fanno. Questo è la stessa cosa che abbiamo visto, anche questo credo che lo approfondiremo dopo quando parleremo di percezione del pericolo, di tedio, eccetera. L'abbiamo visto con la pandemia attuale che abbiamo appena vissuto e stiamo vivendo, cioè non c'è... Il panico si scatena nel momento in cui viene percepito il fatto che anche solo un determinato numero di individui possa aprire, cioè senza nulla, anche se siamo al sicuro all'interno dell'Accademia, non vorrei poi qualcuno dice senza sminuire la morte di nessuno, per carità, ma c'è questo terrore, cioè mentre si figlia come ossessi... Non sminuiamo la morte di nessuno, però attenzione, allo stesso tempo non affermiamo che la morte in un incidente d'auto sia intrinsecamente migliore della morte. No, certo, no, però... È meno dolorosa, ma a livello significativo, se vogliamo guardare anche il lato che sostanzialmente è importante, siamo animali che viviamo di significati, certo. A livello significativo hanno due valenze molto diverse. No, ma infatti il fatto che non venga nel momento in cui, perché alla fine, se ci l'hai fatto anche tu l'esempio, alla fine il Covid è come se fosse un nuovo predatore. Cioè, alla fine è come se fosse emerso un predatore e l'atteggiamento nei suoi confronti è stato esattamente lo stesso. In cui, oh mio Dio, da una parte panico, moriremo tutti, quando poi non c'erano, senza entrare nel merito, ovviamente non c'era una mortalità del 70% e il panico nelle strade. Ma è stato percepito soprattutto ai suoi inizi, quando continuavano a esserci ma infatti ci sono anche le statistiche giustamente che fanno notare come il lockdown siano aumentate le morti da una parte, poi per assurdo il numero di morti è minore perché non c'era la gente per strada, quindi in realtà ha ucciso tot persone e ne ha salvate tot altre. Ma questo dipende ancora dalla prospettiva antropocentrica dell'eccezionalismo umano, sì. Che deriva sì da una cultura cristiana, sì da una cultura illuministica. Cioè, l'idea che qualcuno di microscopico, di grosso, possa far solo, anche solo, 5 vittime è è inconcepibile. Ma infatti, e si ritorna un po' all'inizio, le risposte mainstream sono o non è vero,
ah no, poveri squali, poveri tigri, poveri leoni, oppure eliminiamo tutto perché no, non deve succedere. Infatti non a caso per il Covid, questo è un caso particolare, perché c'è l'ossessione che sia stato fatto in laboratorio, perché di nuovo la cosa che viene negata è il fatto che un'entità biologica, quindi incontrollata, sì, volontà in un certo modo, stia facendo una cosa che, in questa conferenza non parleremo di parassitismo, però il parassitismo è una versione... Facciamone una sul parassitismo, un giorno, è bello il parassitismo. È più soft, se vogliamo vedere, cioè perché è meno scenica. Però è una predazione. Della predazione, sostanzialmente, il Covid non è che un super predatore, potrebbe essere, se fosse stato ancora più violento, poteva diventare la forma di un Godzilla, per citare la cinematografia, non a caso, in Dante's Inferno, il virus che deve essere rilasciato... deve essere lasciato per spazzare via metà della popolazione, è appunto utilizzato come arma chimica. Però c'è ancora dentro la logica di una narrativa per cui comunque ci deve essere lo zampino umano dietro. Non sì, sì, si preferisce accettare che degli uomini malvagi, che dei poteri forti abbiano creato qualcosa, creando quindi un'intenzionalità, eccetera, che non è anche lì il terrore dell'ignoto, di questo balzo interspecie, del fatto che i pipistrelli possono avere, cioè tutta questa cosa, questa incognita, questa assenza di controllo è quello che terrorizza più. Quindi piuttosto si preferisce credere che sia. Questo vale anche nell'ambito dell'archeologia, quando si trovano teschi umani appunto con incisioni. Che al tempo si pensava, fino a 30 anni fa, si pensava che fossero parte di rituali cannibalistici, invece quando si è scoperto pochi anni dopo che erano o denti di leopardo o artigli di aquile giganti, e quindi si preferisce pensare a un essere umano serial killer e sociopatico verso se simili piuttosto che fragile preda. Beh, infatti colpisce, mi ricordo c'era un fior di articoli che colpiva moltissimo dei... I primi, cosa sono? I primi barbagianni, no, i primi gufi, quelli che erano in grado di predare un uomo, giganti. I barbagianni giganti, no. L'idea addirittura che possa piombare qualcosa dall'alto e portarti via come una pecora, così come un'aquila porta via una pecora, è totalmente, cioè, penso che quello tra l'altro, se esistesse ancora adesso, l'avrebbero eradicato comunque immediatamente, cioè l'uomo non accetterebbe l'idea che dall'alto tu puoi essere nel giardino di casa... E passa lo pterodattilo. La paura è proprio i carnivori, predatori di qualunque forma, hanno diversi modi di spaventarci dall'alto. Infatti, poi il famoso in acqua, esatto, uccelli in acqua. Paura, in acqua, e poi in zone come la foresta, eccetera, che è sempre oscura, agguato, eccetera. E in ultima istanza, gli animali, appunto, che ci entrano nelle case violando lo spazio, eccetera. C'è ancora un sacco da dire. Quello che ci hai dato prima, infatti abbiamo detto che questa conferenza c'era poco da dire, in realtà c'è tantissimo. Raymond Dart, se non vado errando, è l'antropologo che ha reso famosa la teoria del killer ape. La famosa teoria del killer ape rappresenta ancora una volta la nostra preferenza a evidenziare, da un punto di vista culturale, il machismo violento, eccetera. Cioè, noi va bene l'idea di essere discendenti di una scimmia, sostanzialmente. Poi questo, se non erro, è stato preso anche da alcuni esempi da Jane Goodall. Sì, sì, sì. Sì, perché per varie ricerche di Jane Goodall aveva visto come lì appunto scimpanzé si facessero guerra tra di loro e uccidessero i competitors, e questo aveva dato una prova alla sua teoria, quando in realtà è molto più complicato di così, perché in realtà vediamo che le popolazioni di scimpanzé, come molti altri primati, molti altri animali, si comportano differentemente a seconda dell'ambiente circostante. Il problema che abbiamo sul compararci con altre specie di primati è che sono in numero così di esiguo, si parla appunto di qualche centinaio al massimo 1000, così, e in posizioni così appunto frammentate del globo, che non possiamo davvero avere una percezione della loro possibilità evolutiva e comportamentale. Sì, sì, diciamo che non abbiamo come le culture umane, quelle del primati. Come se cercassimo di capire la cultura di tutto il mondo studiando il paesino del Salento con 50 vecchiette. Abbiamo detto anche una conferenza sulla sovrappopolazione, nascono più bambini ogni giorno della totale popolazione dei primati, quindi questo già ci dà un certo limite. Ma una cosa interessante che non viene mai detta è che, tra l'altro appunto, noi ci vediamo sempre come esempio gli scimpanzé, l'idea del killer ape deriva dal fatto che abbiamo visto gli scimpanzé predare anche attivamente, eccetera. È uno, che noi siamo geneticamente più vicini ai bonobo che agli scimpanzé. Due, che è uno studio che è stato fatto, ovviamente limitato per ragioni che hai evidenziato tu, laddove ci sono grandi predatori, tipo leopardi in zona, gli scimpanzé
non si comportano più così predatori, in maniera predatoria. Cioè le loro... Una certa solidarietà a... per difesa. La presenza, se tu prendi una riserva, ho fatto vedere se non sbaglio, una riserva in cui i leopardi erano tenuti fuori, e confrontato con una, con la zona in cui i leopardi invece erano presenti. Laddove tu rimuovevi dall'ecosistema il leopardo, gli scimpanzé si specializzavano nella caccia. Laddove c'era il leopardo, gli scimpanzé erano molto più vegetariani, più pacifici. E questo è interessante perché potrebbe dirci qualcosa su come siamo evoluti noi. No. Cioè, prima era nostro obiettivo tenere a bada i predatori, e laddove potevamo tenere a bada i predatori, allora poi abbiamo potuto diventare cacciatori dominanti. Mm. E quindi anche l'idea che, appunto, ci sono tante teorie qua nello specifico, è difficile elencarle tutte, però si pensa appunto che le vocalizzazioni che abbiamo, il fatto di muoverci in gruppo così, anche in gruppi più numerosi, è questa intenzione, siamo gruppi più numerosi rispetto agli altri primati, fosse dato al fatto che un po' come zebra e altre cose, contassimo anche sui grandi numeri, per cercare di sopravvivere in un ambiente che non aveva più alberi. Cioè noi, a differenza degli altri primati, non sappiamo arrampicarci bene. I gorilla scappano sugli alberi, noi non siamo capaci di sopravvivere scappando sugli alberi. Di conseguenza, cose come la postura eretta o altre feature del nostro aspetto biologico, eccetera, sono dettate in prima istanza dalla necessità di sopravvivere ad altri predatori, nel contrario. Poi non dimentichiamoci che all'epoca era sovrabbondante il numero della megafauna, cioè oggi non è nulla di paragonabile, noi stiamo parlando di orsi di taglia ridotta, non ci sono più i metalupi, non ci sono leoni delle caverne, cioè la fauna è diventata infinitamente più fragile. E per quanto riguarda la nostra evoluzione nella caccia, della caccia però parleremo meglio nella conferenza sulla caccia, ovviamente c'è una distinzione, ad esempio i Neanderthal si sono specializzati nella caccia, è stata definita caccia rodeo, almeno io riporto qua studi sull'evoluzione umana che ovviamente non trovano una conferma definitiva, sono teorie, certo. Però una cosa che è stata trovata interessante è che la maggior parte di Neanderthal aveva le stesse fratture dei cowboy durante il rodeo, perché si pensava che cacciassero tipo montando il loro prede, conficcando una lancia dentro e trattenendola fino all'esaurimento. Infatti i Neanderthal erano più possenti, più forti. Invece quello che ha stata la rivoluzione, diciamo, un po' per noi, che poi ci ha permesso anche di sviluppare altri lati cognitivi, è stata che abbiamo cominciato a cacciare utilizzando armi da lancio. Infatti una delle cose più eccezionali, il meccanismo più eccezionale del corpo umano è la capacità di lanciare. Noi tra tutti gli altri animali siamo quelli che abbiamo la possibilità di lanciare. Tra l'altro questo ho visto in un articolo che parlava di veganesimo, come al solito si fa un po' di false informazioni, si dice vedi il cervello, no, si è ingrandito quando siamo diventati quello che siamo grazie al fatto che abbiamo iniziato a mangiare carne. Sì, ma non tanto per il fatto che a livello sostanziale mangiavamo carne, ma proprio il fatto che il confronto con il predatore e il confronto con la preda che ha portato lo stimolo. Infatti c'era questa tesi avversa, diceva sì, abbiamo iniziato, cioè il mangiare carne non come causa del cambiamento, ma come conseguenza. Tra l'altro una tesi che, come tu stai leggendo in un libro dedicato alla caccia, alla filosofia della caccia, ne parleremo meglio in un altro... La facciamo la conferenza! Comunque, c'è anche quella luce lì, gentilmente, comunque, te lo faccio, se no continuo a pensare lì. Molti cacciatori dicono che dobbiamo continuare a cacciare le specie, non tanto per motivi ecologici, ma per motivi addirittura quasi... per l'animale, per l'individuo, perché la caccia appunto stimola l'evoluzione dell'individuo, della specie, e stimola la sua intelligenza, la sua capacità fisica, e allo stesso modo mi verrebbe da dire, ok, quindi questo anche è essere preda, però, l'essere umano. Ok. E tanto questo discorso non soltanto è abbastanza affine a tendenze di eugenetica, in un certo senso, perché noi dobbiamo attuare lo sterminio in modo tale da selezionare il meglio, come se noi potessimo consciamente decidere cosa è il meglio, non già influenzare la direzione dell'evoluzione. La maggior parte degli animali che oggi non predano, anche questo è importante dirlo, perché l'orso, il lupo in Europa, eccetera, non ci considerano cibo, non perché siamo... questo è importante usare una parola filosofica, ontologicamente diversi, non c'è un'essenza umana, non siamo figli di un dio che ci rende così intoccabile, quindi una bestemmia che un altro animale ci mangi. Questa sostanzialmente è la narrativa che sottende ancora oggi, nonostante l'illuminismo e tutto il resto, ma sostanzialmente perché noi con le armi da fuoco in maniera particolare abbiamo insegnato agli altri animali che non ne vale la pena. E abbiamo selezionato, anche abbiamo ucciso tutti gli individui più forti e quelli che ci attaccavano, mentre sono rimasti quelli più timidi, che si nascondevano e che quindi evitavano di essere uccisi. Infatti nel libro Il nome dell'orso, Matteo Zeni dice una cosa che per me è importante, cioè se noi continuiamo a rimuovere ogni orso che è considerato problematico, sostanzialmente, soprattutto per i pochi numeri che sono rimasti,
stiamo automaticamente domesticando questi animali. Cioè, se ogni animale che disobbedisce, che alza la testa, qualunque devianza comportamentale, certo, comporti, certo, in maniera erronea, cioè noi non ci stiamo selezionando per adattarci a loro, ma loro si devono selezionare man mano per diventare sempre più... Sì, la volpe più intraprendente, quella che rischia più di morire, il lupo più intelligente, quello che rischia di essere abbattuto, e così via. Sono assolutamente in disaccordo con il fatto di considerare un problema, ad esempio, le volpi che vengono in città. Le volpi che vengono in città non sono un problema. Anche come cartello che c'è scritto in Valle d'Aosta, non date da mangiare alle volpi, perché le volpi che vengono a limosinare il cibo sono individui deboli, malati. No, semplicemente queste sono stupidaggini etologiche. Gli animali fanno ciò che è più intelligente fare per sopravvivere, quindi sì, la spazzatura dà un apporto calorico maggiore rispetto contando a tutto quello, contando tutto il cibo che buttiamo. Come dice sempre Boitani, non esiste un ambiente che non è idoneo al lupo. L'importante è che ci siano due fattori: che ci sia qualcosa da mangiare e che non ci sia gente che gli spara, sostanzialmente. E per questo è interessante, perché oggi parlare di fare questa conferenza in Italia è importante. Primo, sì, per le leggi che stanno emergendo sulla gestione, sulla questa paranoia da... Prima c'è sempre stata una paranoia da orso, adesso sta subentrando anche una paranoia da lupo molto più forte. E stiamo parlando di dai 2.000 a 4.000 esemplari di lupo in Italia. Degli orsi ce ne sono massimo 200 se utilizziamo numeri a rialzo, sommando Abruzzo, Trentino e orso della zona alpina. E a fronte di più di 60 milioni di esseri umani, se noi paragonassimo questi animali a degli scimpanzé, ci capiamo subito che c'è una non bioproporzionalità del paesaggio. Linci sono praticamente assenti, c'è qualche sciacallo che ovviamente per noi non rappresenta un problema, almeno non rappresenta quel tipo di problema, certo, che è la predazione, e dobbiamo capire come coesistere, è un imperativo, se no... Anche questo, come si diceva all'inizio, è assurdo, l'abbiamo citato anche verso metà, come magari sia se fai un confronto con qualcuno che sostiene determinate politiche, sia il sentire della gente comune, come dice, ma sono tra i 2 e i 4.000 lupi, ok, e ci sono, se non ricordo male, le auto sono più delle persone, sono 80 milioni di auto, cioè 80 milioni di auto in Italia, cioè sono 80 milioni di auto, contando quanto è pericolosa un'auto, cioè... E l'idea, anche qui non è questione di opinione, uno dice l'opinione, sai, ma anche la il povero allevatore, è impossibile a livello razionale che 2.000 lupi, 4.000, 5.000 lupi, diciamo, facciamo cifra tonda, possono essere una tale minaccia per cui l'unica risposta, adesso ci addentreremo, penso andiamo verso il finale, appunto, al di là dei vantaggi mentali e non, ma anche se così non fosse, anche se fossero esclusivamente un problema, i lupi sono solo, avere un predatore in giro per il mondo, cioè per l'Italia è solo un problema. Non è possibile che 5.000 lupi siano l'unica risposta possibile sia l'eradicazione, cioè non ha senso dal punto di vista prettamente, no, infatti normalmente cosa succede, no? Le notizie che rimbalzano e poi sono, a me una volta mi ha ucciso una pecora, ok, sui tuoi 500 capi che ogni anno abbatti tutti gli anni, tutti i tuoi, cioè, e di solito poi cos'è? Notizie di mucche non ce ne sono mai, sono qualche pecora, qualche capra, qualche cosa. Aggressione agli umani dai lupi, cosa è successo ultimamente? Forse un paio di confronti, ma poco niente. Poi era ibrido, cioè, quindi, cioè, in realtà, come tante volte, quando si arriva poi al nocciolo del problema, sarebbe come battuta, viene a dire, vabbè, chiudiamo la conferenza, cioè, non ci sarebbe neanche dovremmo iniziare a preoccuparcene quando ci sono 100.000 lupi, cioè, ci sono 100.000 lupi, allora la probabilità di incontrarlo è tot, vediamo come convivere, se in teoria non stiamo neanche ancora parlando di convivenza. Cioè noi che andiamo in giro a cercarli, tra virgolette, sperando di incontrarli, al massimo voi che in mezzo lockdown, al centro del Gran Paradiso, a 1800 metri, ne avete visto delle tracce, avete sentito degli ululati. Cioè, in auto, comunque, lì, cioè, no, in realtà abbiamo avuto anche l'incontro vicino. Ah già, è vero che non l'avete visto perché era buio, ma... Però noi siamo persone che vivono estremamente nel selvaggio. Ed è la valle più isolata di tutta la regione più isolata d'Italia, praticamente, cioè, all'interno di un parco nazionale dove non possono cacciare. Questo dà già una misura, però comunque non è neanche questo. Se anche facessimo confronto costi e benefici, come potrebbe dire gente come George Monbi, eccetera, la presenza di questi animali comunque è schiacciante a livello di benefici, anche solo per il turismo in Trentino rispetto ai danni. Quindi non può essere fatto un discorso di questo tipo. Il discorso è più essenziale. È l'idea stessa della presenza di questi animali, da un lato l'idea stessa della presenza del selvaggio,
come qualcosa di indomito, e dall'altro la presenza di qualcosa che tecnicamente può reificarti, la parola giusta, convertendoti in uno spuntino. E su questa ci stiamo un attimo arrivando. Recap, quindi, abbiamo parlato un attimo della parte di antropologica, eccetera, se c'è qualcosa da aggiungere sulla parte. No, direi che secondo me adesso, per assurdo, anche se siamo verso il finale, secondo me il vivo è questo, cioè, perché mi medesimo nel pubblico, no? Adesso uno dice, vabbè, finora informazioni più o meno scientifiche, conosciute, un po' di panoramica, qualche accenno agli aspetti antropologici, ma uno dice, mi metto nei panni di quello un po' più scettico, dice sì, ma a me che mi frega, fondamentalmente, no? Se uno non ha più che, infatti noi speriamo che prima o poi questo pezzettino, credo che ne farò un altro pezzettino a parte e lo metterò fuori anche questo. Quindi parlo a delle persone anche sui social, perché questo pezzettino lo rimetterò fuori, un altro piccolo estratto. Cioè, finché le conferenze che facciamo, la divulgazione che facciamo va a persone che più o meno fanno parte della nostra echo chamber, quindi comunque persone che hanno un'attenzione all'ambiente o che addirittura già si interessano di Rewild, ok, sfondiamo una porta aperta e al massimo ci interessa il come, che è quello che adesso andremo a parlare, quindi come la presenza dei carnivori può esserci utile e come noi possiamo cambiare il rapporto. Mi metto nei panni della classica persona che viene sotto una sponsorizzata, sotto a lamentarsi e dire sì, ma a me che mi frega, cioè al massimo, cioè per questa persona, per te che magari che stai ascoltando, il lupo è o zero danni o danno, cioè non c'è nessun tipo di vantaggio, al di là del pragmatico, no? Che senso ha come? Infatti la risposta appunto dice, ma scusa, i nostri nonni non erano mica scemi, no? Ho detto anche prima, se li stavano sterminando tutti è perché sapevano quello che facevano. In realtà la risposta è no, non sapevano quello che facevano, perché c'è tutta una serie di considerazioni ecosistemi, comunque ne parliamo di quelle ecosistemi, che penso le accenniamo. Probabilmente se andassimo a vedere i nonni dei nonni dei nonni, a un certo punto quelli la penserebbero molto diversamente. Esatto, se andassimo all'infinito indietro. Indietro. Il Rewild si occupa molto di questo aspetto, uno da un punto di vista ecosistemico, e adesso vedremo perché la presenza di un predatore non è uguale all'uso di un fucile, eccetera, eccetera. E poi c'è un aspetto, l'abbiamo solo toccato altre parti, psicologico, sociale in un certo senso e anche spirituale. Queste due cose sono innegabili e nessuno, e se tu sei una di quelle persone che dice ma sì, chi se ne frega, ammazziamo tutto quello che non è utile fondamentalmente, significa che trascuri un aspetto fondamentale. Quindi c'è anche un aspetto in un certo senso egoistico, cioè non è vero che è solo, cioè voi spesso quando venite in live mettete fuori pro-wolves, no? Non è l'ambientalismo appunto stupido che dice ah, poveri animali sono innocui e bisogna conservarli perché sono carini. Lasciamo perdere quella parte, che è anche una forma di estremismo. Ci sono delle motivazioni concrete, pratiche, per le quali non solo è necessario conservarli, ma addirittura si parlerebbe di introdurli, no? Cioè, se ci pensate, per uno che sta guardando questo un pezzettino qua fuori, dice assurdo, noi non diciamo di conservare quei lupi. Noi, se voi aveste la bacchetta magica, mettereste lupi, orsi, linci, coyote, ovunque, no? Facciamo finta che avete il videogioco e potete mettere in giro per l'Europa tot semi di... Li metteresti, no? Sì, cosa che abbiamo fatto perché... Avete seminato dei semi di lupo in giro? No, in questo simulatore di... C'è un simulatore in cui puoi mettere i carnivori? No, ma bellissimo, andiamo! Però abbiamo perso il gioco perché abbiamo messo troppi lupi. Avete comunque esagerato, immagino. Era l'ambiente sociale che era appunto... Però era colpa dell'ambiente sociale, sì, ok. Sì, c'era questo tipo di giochi di prendere di simulare l'ambiente sociale. La buona gestione sono dei canoni tradizionali. Ah, quello lo avete perso allora, non vale, no? Ok. Beh, comunque da un punto di vista ecologico i predatori sono appunto, come abbiamo detto all'inizio, specie chiave di volta che sorreggono interi ecosistemi. L'esempio più classico è quello del lupo, che tramite l'ecologia della paura, cioè il fatto che tiene allerta... Ci sta a ripeterlo qua tutto, scusa se anche con una certa espansione, perché magari uno non ha visto le altre conferenze, ci sta a rispiegare sia tutta questa cosa che l'esempio classico di Yellowstone, perché è meglio se uno ha visto solo questa, quindi appunto, fai. Appunto, Yellowstone, la reintroduzione di lupi, da un panorama, da un'ecologia ambientale ecologico che era deforestato praticamente non solamente per i troppi ungulati, ma anche per il loro comportamento, con la reintroduzione del lupo l'ambiente è ricominciato a rifiorire. Perché? Perché la presenza di un predatore cambia la l'etologia, cioè il comportamento della preda, che diventa più attiva, si sposta, non mangia impedendo la
ricolonizzazione di piante e vegetali, quindi distruggendo la foresta, e inoltre ne riduce anche il numero selezionando appunto eliminando i più deboli, principalmente deboli e cuccioli, cosa che i cacciatori non fanno, perché non vedrai mai un cacciatore cacciare cuccioli di cinghiale, ma appunto vengono cacciati per trofei, per carne. Questo è un aspetto delle tante differenze. Uno dice, vabbè, addirittura, cioè, io voglio citarla perché mi stanno troppo sulle scatole, c'è anche quella parte ambientalista che dice, no, noi eliminiamo, sterilizziamo, c'è chi diceva in Africa, separiamo tutti i carnivori da tutti gli erbivori, così riduciamo la violenza, no? Quindi ci sono persino queste frange. In generale, perché l'intervento umano non è comparabile con la presenza di un predatore? Questo aspetto e tantissimi altri che nemmeno noi che li studiamo possiamo sapere. Non mi ricordo se nella conferenza o nel corso di Rewild, diciamo nel corso, lo approfondiamo un po' di più questo tema. Il punto è che non abbiamo la capacità né i dati sufficienti per comprendere come possano, quali siano le interazioni tra predatore e l'ambiente. Cioè, al di là appunto che, per esempio, già solo questo aspetto della scelta del tipo di animale, ma tutta una serie di fattori che noi non siamo in grado, non possiamo, e il pensarlo è una maniera di controllo, è un credere di potersi sostituire a un sistema talmente interconnesso che, appunto, in realtà, come diceva Krug, c'è anche, se ci sono carnivori, e anche c'è anche nell'esempio sul quello di coyote, volpe, gatti del Rewild, no? Cioè, il carnivoro interagisce anche con altri carnivori, quindi c'è anche una competizione tra predatori, cosa che il cacciatore che spara non farà. E alcune cose le abbiamo studiate, ma chissà quante ancora ce ne sono. Quindi, oltretutto, banale buonsenso, sarebbe come avere la cascata, il torrente in giardino, mettere una diga per poi costruire un impianto di irrigazione per gestire l'irrigazione. Se c'è un sistema che già funziona, che è in grado, esatto, che riesce a trovare già e a creare già equilibri dinamici da solo, perché eliminarlo per poi doversi sobbarcare l'onere e il costo alla fine, perché comunque è anche un costo di sostituirsi a una cosa che la natura fa da sola. In ecologia si chiamano servizi ecosistemici, esatto, cioè i carnivori con i loro processi top down garantiscono determinati servizi ecosistemici. Tra l'altro è interessante, l'abbiamo discusso anche nel libro, come ci sia un via via un tentativo del rewilding di passare verso i grandi erbivori, i processi bottom up eccetera, e da un lato ci sono ovviamente delle giuste critiche scientifiche, perché comunque sono troppo pochi i casi di rewilding effettuato nell'ottica poi di essere un rewilding per poter avere delle dimostrazioni. L'ecologia non si fa in laboratorio, spesso richiede anche 100 anni di tempo per vedere. Io ho riportato alcuni casi nel libro, come la scomparsa di determinati predatori in quelle isole artificiali che si erano create in Sud America, in Venezuela, se non erro. Ho portato alcuni casi interessanti, ma ovviamente sono casi isolati, non sono riproducibili nel laboratorio. Non puoi sapere togliere l'elemento serendipità e progettare in laboratorio gli ecosistemi. L'abbiamo fatto con i tentativi di creare delle biosfere e non è andata bene. Quindi c'è anche questo aspetto. D'altra parte, appunto, c'è un tentativo mano a mano di slittare sui grandi erbivori, perché alla fine sono più facili. Adesso, appunto, da far accettare anche socialmente. Negli anni 70 si parlava di reintrodurre nel UK i lupi. Oggi stiamo facendo una campagna disperata per poter portare le linci. Quindi, non perché le linci abbiano qualcosa che non va, però stiamo scendendo di target, perché le linci sembrano più socialmente accettabili. E questo quindi ci rende ridicoli, perché se non lo fanno nel Regno Unito, cioè, poi c'è sempre il solito discorso che vale in doppie direzioni. In Italia puoi dire, ma se tu non coesisti con quei 2000 lupi, come puoi pretendere che in Africa coesistano con leoni o in India abbiano tigri e leopardi non li abbattano? D'altra parte si può dire all'italiano, dice, ma il contadino scozzese non ha problemi, non ha praticamente niente di più grosso di un tasso, e già lì hanno problemi con i tassi per la paura che trasmetta malattie. Quindi c'è questo problema generale di fondo del fatto che c'è anche una sorta di tentativo di liberare persino il rewilding dalla scomoda necessità di avere grandi... Per questo, tra l'altro, teori. Abbiamo deciso di fare questa conferenza proprio perché questo è lo scoglio più grosso, no? Cioè, del rewilding probabilmente c'è... Guarda lo Svarden Plassen,
Sword and Blaster è stato considerato un rewilding mancato, lo dico nel libro, è un rewilding fallimentare in principio. Perché? Perché ovviamente c'è una sovrabbondanza di morti per starvation, per fame, eccetera. Ma perché c'è? Perché si è deciso che era troppo vicino ad Amsterdam per poter portarci dei lupi. Cose che poi stanno tornando sulle loro zampe, come sta vedendo adesso, che dalla Danimarca alla zona di... che è a nord comunque della Germania, si stanno creando nuove colonie, nuovi spostamenti a parte i lupi. Sì, la necessità di parlare di questo è proprio il fatto che sicuramente è l'aspetto più difficile da fare passare. Ok, cioè, ce ne sono altri, ma diciamo che dal punto di vista ecologico ed ecosistemico, finché alla gente dici vogliamo fare delle grandi riserve, dei grandi parchi, oppure riforestare, piantare gli alberi, riportiamo le allodole, oh yeah, che bello, no? Quando cominci a dire, beh, però servirebbe... Infatti questo non si riesce proprio... In realtà non si arriva a quel livello di scontro, cioè quando ci si scontra con... finora non ce ne abbiamo mai trovati che vengano a confrontarsi con noi, o persone dell'altro versante della discussione, non si arriva nemmeno al, ma noi non stiamo difendendo i lupi che ci sono, noi vorremmo metterne altri, cioè, quindi figurati, cioè, oggi in Italia... Quelli che vorrebbero portare i ghepardi in Nord America per rinnescare dinamiche. Cioè, qui stiamo addirittura faticando a dire non abbattete quelli che ci sono, figurati, si parla di reintroduzione, cioè, stiamo parlando di fantascienza. Penso che dovremmo fare la più grande missione rewilding probabilmente odierno sarebbe il rewilding degli oceani, perché non abbiamo ancora compreso gli effetti di che cosa significa la rimozione totale degli squali. Praticamente più del 97% della popolazione di squali è stata abbattuta in quanto 30 anni più o meno. Sì. Comunque negli ultimi 50 anni la popolazione di squali è colata a picco, ma picco vuol dire che è come se adesso rimanesse 1 milione di umani su 8 miliardi praticamente. E loro sono non soltanto top predator degli oceani, che rappresentano la parte più grande del globo, ma sono anche i predatori più antichi che esistano su questo pianeta, sopravvissuti a 5 estinzioni di massa e non stanno sopravvivendo a noi. E la domanda è che cosa accadrà? Non lo sappiamo che cosa accadrà. Sì, perché tra l'altro è stato così come non riusciamo a calcolare come sostituire la presenza di un predatore, non possiamo sapere le conseguenze negative, eventualmente catastrofiche, dell'eliminazione. Ma come appunto l'estinzione, uno dice, ma se riuscissimo a... Questo infatti è anche l'obiezione che faccio quando le rare volte che provo a discutere con quelli che vogliono eliminare tutta la sofferenza appunto animale separando carnivore da... C'è tutta una serie di processi che forse conosco, che sento più vicini perché appunto lavorando le ossa e così via, la serie di processi, la fertilizzazione del suolo, tutta la catena di altri, di man mano saprofagi sempre più piccoli che intervengono anche solo con la presenza di una carcassa, cioè l'esistenza di una carcassa porta a tutta una serie di conseguenze che... Infatti è l'altro motivo per cui il cacciatore di certo non è che spara i cinghiali per lasciarli lì, no? Le carcasse poi appunto lo descrive bene anche nel libro, quello Rewilding, cos'era? Rewilding Europe, quello di Boetani e altri, che dicevano che sono bombe di nutrienti. Quando vedi sempre che si connettono, dovremmo fare anche una bella conferenza sulla permacultura, rievocando Farm Story. Qui la vegetazione gestita in modo di permacultura a volte ha dell'impressionante, cioè zucche che se ne vanno, zucchine che vanno ovunque, verdura enorme, piante aromatiche che crescono ovunque, tutto questo accade in realtà semplicemente perché la terra, infatti poi anche lì come al solito, l'agricoltore che è, poi cosa vanno a prendere? Il sangue di bue, dai macelli, tu vai in un negozio di materiale zootecnico, agricoltura, ci sono le bottiglie di sangue di bue da aggiungere al terreno perché alla fine la cosa migliore per coltivare sono la carne putrefatta, l'osso e il sangue, quindi di nuovo tu sterilizzi tutto per poi dire no, aspetta che dobbiamo inserire perché altrimenti, infatti anche quello, l'agricoltura intensiva cosa significa? Cioè rimuovere tutti gli animali, rimuovere qualunque tipo di carcassa, rimuovere qualunque tipo di predazione, poi dopo devi concimare a forza perché il terreno non produce niente, quando invece se pianti gli esempi più estremi di permacultura parlano addirittura di alberi da frutta nei boschi, meli selvatici e così via, quindi figurati. E anche questo sono tutte cose che... Il classico è quello dei salmoni degli orsi, senza gli orsi che si mangiano i salmoni non ci sarebbero le foreste boreali in Canada. Cioè, e queste sono le cose che sappiamo, figurati quelle che non sappiamo.
no, no, gli studi sono relativamente pochi. Cioè, tra l'altro, tu che hai citato l'oceano, lì sarebbe addirittura da dobbiamo trovare qualche oceanografo, qualche biologo marino e fare qualche approfondimento, perché quello è un campus terminato. È difficile. Molto più difficile esplorare rispetto ad altri pianeti, a quanto ci dicono spesso. Esatto, cioè, quindi è incredibile la quantità. Faremo un'espansione di orme selvagge sul mare apposta per, anche per questo. Sì, per averne un'idea di quello che accade potenzialmente. E c'è veramente tanto di quello che non conosciamo, e anche semplicemente per quello che Hans Jonas, il filosofo tedesco, definiva il principio di responsabilità, dovremmo quantomeno, come dire, agire con cautela di fronte alla nostra ignoranza. Ma una delle cose che sempre non teniamo conto è la nostra ignoranza ecologica. Cioè, la nostra ignoranza ecologica è abnorme, ma allo stesso tempo facciamo grandi trasformazioni nel paesaggio per incentivi di tipo economico, ma non per cose di tipo ecologico. La cosa interessante è questa, che c'è un terrore, cioè l'utilizzo dell'ignoranza è sempre utilizzata contro cose che potrebbero favorire l'ambiente, nel senso, se io devo reintrodurre una specie c'è sempre un protocollo lunghissimo, burocrazia. Stare ad Alladel, lo scoiattolo rosso, che è una specie nativa e che in quelle foreste c'è sempre stato fino all'altro ieri, ci hanno impiegato 10 anni. Se dovessi costruire un nuovo impianto d'estrazione di qualcosa sul golfo, in qualche zona, o un allevamento di pecore, qualunque fosse, trovi sicuramente i permessi in tempo più rapido. E quindi c'è anche una disproporzione, che onestamente quello che vogliamo anche dire con questa conferenza è che non si parla di rischi, costi e benefici in maniera oggettiva, ma si parla sempre di rischi, costi e benefici in una maniera storicamente, culturalmente, psicologicamente definita. Interessata. Ed è qui che vogliamo toccare un po' anche il discorso. Ad esempio, appunto, parlare di predazione significa parlare anche di alcune cose che molto spesso noi nascondiamo dalla natura. La nostra natura alla Bambi, in cui il cattivo è il cacciatore che arriva col fucile e ammazza la madre di Bambi, ma in cui tutti gli altri animali sembrano vivere in un'armonia che sembra non mostrare alcun lato violento. In realtà esistono cose come, appunto, la parola che mi esce comunque meglio è quella, appunto, utilizzata da inglese, discomfort, però potrebbe essere disagio, ma qualcosa tra la scomodità, il disagio e il ribrezzo, una serie di tutti questi fattori, e agisce nel momento in cui il nostro bosco, cioè alcuni ci dicevano che in Scozia non vogliono il castoro perché loro vogliono il bosco ordinato tipo, cioè, praticello, il bosco deve essere ordinato e c'è il disordine, ma la presenza anche di l'impressione che fa un animale morto, l'odore di decomposizione, tutte queste cose. E infatti adesso manderò la palla a te e poi aggiungerò un elemento che a mio avviso distingue profondamente il tipo di animali con cui tratti tu e e il risultato di una predazione. Cioè, proprio differisco in una maniera, appunto, direi viscerale, per rimanere in tema. Ma tra l'altro una cosa che secondo me, questo non ci sono studi a riguardo, però percettivamente, in realtà qualcosa lo accenna anche Crook, stiamo anche peggiorando da questo punto di vista. Mi faceva notare come, ma anche questo, a livello di buonsenso, se si fa caso e si vedono vecchi documentari, 30, 40, 50 anni fa, era più facile vedere scene di predazione interiore, eccetera. Adesso, man mano, nel corso del tempo, e fateci caso, fate un attimo mente locale, sempre tutto molto più censurato, la scena si conclude con la predazione quasi sempre, se ci fate caso, soprattutto nelle piattaforme di streaming, si sceglie, perché ovviamente, leggendo anche come si fanno i documentari, uno vede tot episodi, di interazione preda-predatore, in alcune la preda avrà la meglio, in alcune il predatore, normalmente sempre la preda ce la fa, la preda scappa, mentre invece anni fa questo non c'era, quindi probabilmente c'è stato un imbigottimento anche da quel punto di vista, e questo infatti lo vedo anche, in realtà lo vediamo tutti i giorni con la pagina, cioè appunto lavorando con i resti, questo senso di... Oppure c'è l'effetto contrario, ci sono quei programmi del tipo i 100 animali... Però sono separati. Però sono sempre separati, esatto. O la natura idilliaca dal paesaggio A, ma perché è già vista in un'ottica, direi, economicistica, nel senso che o ti faccio vedere la Romania e te la faccio vedere in maniera tale che tu ci devi voler andare, quindi da turista, esatto, e quindi tutto deve essere bello. O ti faccio vedere qualcosa di gore, specificatamente gore, per attirare l'attenzione, quindi facciamo la versione realistica di film come Lo Squalo, nel senso i 100 animali più mortali dell'Australia,
e documentari espressamente dice, cioè infatti è una cosa facile, è più facile trovare documentari sull'antropofagia di che libri scritti bene. Ah beh, certo. Perché c'è questo aspetto gore che e c'è... non solo gore che piace, ma anche che richiama il nostro disagio ecologico, quella che Mombio chiama ecological boredom, ma c'è come si chiama in italiano? Tedio ecologico. Ecologico, dato dalla mancanza di stimoli e anche di predatori. E infatti non c'eravamo ancora arrivati. Questo c'è anche, in realtà senza probabilmente entrare nello specifico perché non era il suo campo, lo accenna, cioè ne parla Crook da un altro punto di vista, in realtà sta parlando di quello e non se ne rende fondamentalmente conto. Dice che cos'è che affascina anche nei documentari, eccetera, perché abbiamo la fascinazione nel vedere, alla fine i documentari la maggior parte sono comunque sulla predazione, carnivori che predano, cioè non è che uno fa vedere com'è la struttura sociale all'interno dei suricati, cioè sì, magari c'è un documento, però tendenzialmente... Infatti c'è, per me è quasi stato un problema, nel senso che la fissazione per i leoni in Africa è pochissimo spazio dedicato, che so, agli elefanti. Beh, esatto, no, c'è questa cosa, ma perché abbiamo questa fascinazione, da dove arriva questa fascinazione? Nel nostro caso è una sublimazione, ovviamente, un effetto catartico di una cosa che non abbiamo più, cioè non abbiamo più nessun tipo di, o nessuno quasi, perché tranne alcuni casi specifici, di contatto diretto e quindi di emozione diretta, e allora bisogna guardare Bear Grylls che prova o Nudi nella foresta, che è la simulazione di una cosa, dice, ah, lo guardi da fuori, o i predatori, eccetera. Perché? Perché appunto in realtà l'assenza di stimoli, questo vale, l'hanno studiato anche all'interno delle città e così via, nel momento in cui non c'è uno stimolo esterno, non c'è una sensazione di pericolo, non c'è una vivacità durante... Io spesso prendo in giro Nata dicendo che lui ha feticismo per andare in campeggio e avere la paura di essere divorato, ma in realtà è vero, cioè, perché la gente poi lo fa, che poi lo fa in realtà in circostanze controllate, ma Crook anche diceva, voi andate a fare un safari, se vedete un assembramento di veicoli, là c'è un predatore che sta mangiando la preda. Sì, bella la giraffa da vedere, ma la gente vuole vedere quello. Perché senza... Tra l'altro, psicologicamente interessante, forse Crook lo dice, che noi ci rappresentiamo sia nella preda che nel predatore. Esatto, noi abbiamo pure la doppia valenza, ma perché quello, infatti, è l'unica cosa che io vagamente posso comprendere dell'atteggiamento dei cacciatori, cioè soprattutto uno che fa davvero come passione, cioè ci può stare che uno abbia sicuramente l'adrenalina che ha il cacciatore, soprattutto quando magari caccia qualcosa, infatti anche questo lo dice anche Crook, e porta l'aberrazione, noi ci concentriamo sulla caccia del cinghiale, eccetera, qua perché è quella che viviamo più da vicino, ma esistono purtroppo tuttora fior di menù, con vai in Namibia e spara due leopardi, un leone e un ippopotamo per 15.000 euro, perché la sensazione di poter cacciare qualcosa che si sparava in Alaska, poi tempo fa si sparava dagli elicotteri, dagli aerei addirittura, e lupi. Cioè, questa rivalsa sicuramente non l'ho provata perché non l'abbiamo mai provata, però sicuramente ci sarà. Esistono anche lì, anche ad esempio in Texas, se non erro, la possibilità di sparare da un computer, cioè tu ti siedi e qualcuno esegue il tipo videogioco, che bella specie che siamo, però quella è la risposta sbagliata a quel tipo di necessità, che secondo me questa è l'unica giustificazione, esatto, l'unica giustificazione, anche quella sulla caccia, l'unica giustificazione possibile che io vedo per la caccia è una sorta di risposta a determinate necessità, o comunque risposta a istinti profondi che ci appagano, ci danno dinamismo, che da un lato può essere surrogata con altri tipi di attività, purché queste attività contengano una porzione di pericolo. No, esattamente lì sta il trucco. La caccia moderna è una versione antropocentrica, cristianizzata, borghese e ipertecnologica di fare quello che facevano i nostri antenati. Cioè, sostanzialmente la caccia che ti mette in contatto con la natura, nella caccia in cui sei immerso nel fango, sei immerso in tante cose. Una cosa di buona, diceva appunto un libro sulla virtù della caccia, che la virtù della caccia non deve essere nei confronti dell'animale, ma nei confronti del soggetto umano. E su questo concordo, in realtà. Ci ho pensato più volte e ho detto, alla fine sai che c'è, concordo con questa cosa. Su questo sì, è l'unico aspetto, l'unico aspetto che regge. Se ci fosse veramente una virtù della caccia che tiene conto delle istanze animali, davvero non bisognerebbe andare a cacciare. E salvo proprio casi estremi di cui è veramente difficile giustificarne le condizioni,
ma se ci deve essere una caccia etica nei confronti del soggetto umano, allora lì ci deve essere almeno la precondizione di, se non perdere la vita, comunque una condizione di pericolo, rischiare un qualcosa, deve essere un gioco che deve essere giocato quasi mille parti. Infatti, la caccia alla volpe con 18 cani, 14 cavalli e fucili non è una, perché alla fine della fiera, come le famose pardalis che venivano indossate in antichità, comunque l'idea era quella di cacciare un possibile opponente, poiché, come si vedeva anche poi chiaramente in un film come 300, sostanzialmente l'educazione proprio a livello antropologico per molti popoli, la caccia era un atto puramente militare. E questo ci sta dicendo due cose: che la caccia fosse un atto militare e o di preparazione al militare, che sostanzialmente l'altro animale era inteso come un nemico. Cosa significa un nemico? Che non era un oggetto, cioè nel senso che se tu sei un nemico, ovviamente le persone anche una volta sapevano riconoscere che un nemico era comunque un umano, che potenzialmente poteva essere parte della propria cerchia, potenzialmente poteva avere quelli che oggi chiameremo diritti o bisogni di rispetto. Allo stesso tempo però poteva essere la guerra, così come tu potevi sentirti parte di una comunità, potevi essere, riconoscere l'identità di un altro animale, allo stesso tempo però potevi cacciarlo come andavi in guerra, cioè la guerra e la caccia erano necessità dell'esistenza. Ciò non significa che quello con cui avevi a che fare fosse un mero oggetto che andavi a raccogliere, ma c'era un... Infatti, come si diceva, si faceva gli esempi prima. Poi anche la paura di ritorsione che c'era tutti i popoli dettata al fatto che tu concepivi gli animali come soggetti, anche aventi l'agency, la capacità soggettiva di venire vendicarsi. Ma infatti poi questo, tra l'altro, qui si aprirebbe una parentesi enorme che non abbiamo citato, in realtà poi se ne parla in Orme Selvagge, quindi nel caso andate a vedere quel corso lì, cioè come nelle storie, nella cultura, nei miti, poi alla fine la maggior parte dei protagonisti siano carnivori, grandi carnivori, nella stregoneria, cioè Kruger approfondisce molto questo aspetto, come il leone nelle storie africane sia a volte ingannato dallo sciacallo, cioè tutte queste dinamiche poi vadano a rivedersi nei carnivori, cioè nessuno ha costruito grandi, grandi miti o un'araldica sulla moffetta, o sulla trota, cioè poi qualche significato c'è, però ovviamente è quello che colpisce. E senza, appunto, ovviamente appena si parla di caccia si parte, però il discorso ovviamente è quello, l'abbiamo affrontato un po' nella conferenza che parla di Rewild, perché è uno degli aspetti fondamentali questa cosa del combattere il tedio ecologico. E in realtà a distanza si può fare poco, nel senso, questa è un po' un'introduzione, speriamo che appena sarà possibile probabilmente faremo anche cose dal vivo, eccetera. È una cosa che va sperimentata, tante volte la gente chiede cosa si può fare. Secondo me, faccio un piccolo anticipo della conclusione, anche che non riguarda col carnivoro, è provare. E banalmente significa anche solo andare a fare una passeggiata di notte in un bosco. Fidatevi che già solo un bosco, possibilmente non il parchettino cittadino, ma già un bosco in cui può esserci un cervo o un cinghiale, eccetera, andare di notte con solo magari la torcia e spesso magari spegnerla, cioè sono esperienze proprio fisiche, vive. L'adrenalina che ti dà è un'adrenalina buona, non è uno scatto come buttarsi dal paracadute, si torna a casa rivitalizzati, più freschi, con voglia di pensare, creare, di sfar, perché, come in realtà abbiamo detto quasi tutta la conferenza, non siamo, cioè siamo, intanto siamo animali, questa cosa in tutte le conferenze viene fuori, che Dio, la religione, il clero dicono che non lo siamo. Lo siamo, cioè la base del, anche questa è una cosa che si poteva approfondire, l'accenno soltanto, lo stress inteso come danno che ci fa, perché è un danno? Perché in realtà è una risposta fisiologica a determinati stimoli che non sono più quelli di una volta. Se voi ci fate, perché dicono, fai uno sport violento che ti sfoghi, piuttosto che appuntati dall'aria aperta? Perché il nostro corpo reagisce al tizio che ci taglia la strada, al sopruso del vicino di casa, eccetera, come a un confronto con una creatura che però poi non c'è più. Quindi il nostro corpo si prepara a combattere o fuggire, e invece devi rimanere chiuso nel tuo ufficio, zitto in silenzio, quando vorresti o saltare la gola o scappare dal capo che è di fronte. Questo crea una consunzione del corpo e della mente del corpo. Quindi siamo animali intrappolati in un ambiente totalmente separato dalla natura, dove non c'è più il confronto con selvatico, meno che meno con il predatore, cioè loro che sono stati invece, per fortuna loro, imposti, beh anch'io l'ho fatto in passato, io sono stato, quando ho fatto Cambogia, Laos e Thailandia, che dicevano ma non allontanatevi dal gruppo, perché fino a che c'è il sentiero, ok, da lì in poi quello che c'è non lo sapete. E o loro in Finlandia, che anche solo un alce o cosa poteva costituire una minaccia,
ti aumentano i battiti del cuore se devi andare a prendere il latte e devi decidere se andarci o non andarci, se ci devi andare dovresti avere un fucile in spalla. Dovevamo decidere che strada fare quando tornavamo la sera, perché c'erano zone in cui il bosco era molto fitto e non... Cioè, questo va al di là del discorso prettamente commerciale, noi l'abbiamo fatto, non abbastanza, questo anno di pandemia non ha aiutato, lo rifaremo di nuovo, il campeggiare... anche solo nella valle leggermente scostata dal sentiero. Bisogna tenere conto che anche appunto il discomfort, in questo caso anche inteso come scomodità, deve essere tornato a essere apprezzato. Cioè l'idea di farsi una fottuta notte insonne, certo, per via del freddo, per via dei rumori, per via del... Noi l'abbiamo fatto appunto un caso che ripeto sempre, quello della Finlandia, che avendo mamma e cucciolo di orso fuori dal nostro scatolotto in cui stavamo, abbiamo fatto la notte insonni, io con una scialla a mano, alcuni dei libri che sono qua con me, che stavo leggendo sull'antropofagia giusto in quei giorni, e la consapevolezza anche di vedere gli errori di altri sapiens intorno a me su come si comportavano, che poteva effettivamente far scaturire posizioni di conflitto. E questo mi ha generato momenti terribili, allo stesso tempo momenti che, mi permetto di dire, hanno un significato molto più profondo di quando banalmente ho fatto un incidente in auto che potenzialmente mi ha rischiato di più la vita concretamente. Sì, ma non ti... Ma esatto. Questo non l'hai citato, mi ricordo io per fortuna, tu mi ricordati il nome di quella mangiata dal coccodrillo, che stava per essere mangiata dal coccodrillo? Mi citava l'esempio quando facevamo un breve briefing prima di parlare, diceva come si è cambiato la vita, come cambia, ma questo in generale ci sono anche altre testimonianze, chi sopravvive all'attacco di un animale ha una vita cambiata, come sopravvivere al serial killer, allo stupro, eccetera, perché ti riporta appunto alla percezione che... paradossalmente però è in maniera molto molto diversa, e più sana. Statistiche alla mano... Quasi nessuna delle persone attaccate, ho fatto almeno raccolto sicuramente quello sull'orso, nessuna delle persone attaccate praticamente si è dichiarata favorevole all'abbattimento. No, 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 anzi no, infatti, ma... O anche la persona morta, i parenti, generalmente non sono dichiarati favorevoli. Ma perché ti riporta, è un esame di realtà, ti riporta la realtà. Io in realtà mi stavo persino scordando, in realtà l'ho vissuto, ok, con animali domestici, però io avevo un grosso schnauzer, uno schnauzer nero gigante, 60 kg di cane e un lupo cecoslovacco in lupo. Per una serie di motivi sono attaccati, quando li ho separati è stata una lotta abbastanza difficile, e quasi subito nella lotta, senza neanche volerlo, sono stato qua, la zanna di uno dei due mi ha aperto il polso, io ricordo di aver immediatamente sentito il dolore, guardo il polso e ho visto completamente scavato, volevi le storie dell'orrore, io ho anche dei video, polso completamente aperto, come nei film horror, cioè non c'era neanche ancora sangue, ho cercato di capire se muoveva ancora la mano, ho mosso le dita, ho visto i tendini che si muovevano, bello, proprio così, ho detto ok, torno a combattere, perché sennò si ammazzavano i due cani. E i giorni successivi, ma poi in realtà tutto il ma anche i cani stessi li ho guardati in un altro modo, mi sono reso conto di dire, vedi cosa significa avere, immagina se fossero stati tutti e due contro di me, perché tra l'altro erano tra di loro, quindi se il loro intento fosse stato uccidermi, o appunto cosa significa trovarne uno selvatico, quindi tutte queste cose, e la forza, la potenza, la facilità con cui siamo fatti, di, appunto, io semplicemente mettendomi in mezzo, per sbaglio, non ero neanche il bersaglio dell'attacco, ero, e se andava bastava, tra l'altro, ecco, l'altro dettaglio, si vedeva, c'è anche il video, la vena, una bella vena grossa, che per miracolo sporgeva lì, era tra i tendini ma non si era recisa, era lì, c'era questo tubicino che bastava uno strappo in più, vedi che cosa significa il non tedio ecologico, e avrei avuto, cioè, probabilmente mi portavano via invece che continuare con niente, cioè come davvero siamo fatti di carne e sangue, a volte si dice così tanto per dire, non siamo, come dicevi prima, non siamo divini, no, Gesù non ci vuole bene, non ci protegge, non siamo, anche quelle persone, mi vengono, non faccio, qua non ci stanno i nomi poveri, ma certi divulgatori, certi filosofi che hanno l'arte, la cultura, la cosa eccetera, tornare appunto a fare un esame di realtà, tornare con i piedi per terra e dire cosa fai quando sei, non necessariamente nudo, puoi anche prendere un bastone, un coltello, una torcia, in una bella foresta vicino Bucarest. Sì, la nudità diciamo che è più metaforica. Esatto, una cosa del genere. E sarebbe quasi, probabilmente è impossibile, ma sarebbe quasi da fare, come infatti certe culture facevano, cioè un'esperienza formativa, dire tu nella tua vita, a un certo punto della tua vita, tu devi fare 3 giorni in questa baracca di legno con un bastone, un'ascia. L'unico problema oggi è che se per sbaglio si accade qualcosa, non poi, è più colpa tua, esatto, ma succedono... No, dovrebbe essere... un tema di riflessione etica che abbiamo avuto molto spesso, il problema principale oggi
se venissimo attaccati a qualche animale, cioè il motivo perché abbiamo argomentato più volte io e lei su posizioni diverse, io personalmente non andrei a rischiare la vita. Non andrei a rischiare la vita in una zona di wild, ad esempio in Trentino, anche se le situazioni sono molto poco probabili, ma non lo farei, anche se magari ho più esperienza di maggior parte delle persone su convinto. Perché poi il danno lo fanno... Perché comunque io posso scegliere se vivere o morire, però così porto con me l'animale che invece non ha scelto. No, no, sarebbe, cioè, questo scenario utopistico, bisognerebbe parlare di una specie di riserva dove fai turismo estremo, dove tu firmi una carta prima in cui dici, sai che qua dentro, è come fare, invece che fare bungee jumping, tu fai... vita nel bosco con gli orsi e i lupi e no, devi riuscire a uscirne. Il bungee jumping o gli sport estremi non hanno comunque quel potere. Non è diverso perché non c'è il confronto con questa cosa che ha la volontà, è questo che fa la differenza. Esattamente l'ignoto. Esattamente per quello che ci sono alcuni argomenti che da sottolineare. Tra l'altro prima hai detto quella cosa di essere nudi in un bosco eccetera, che siamo carne e ossa, e questo è il motivo per cui anche nel libro Into the Wild dico che l'antropofagia è la cosa che più in assoluto scalfisce tutte le teorie possibili sull'antropocentrismo, sì. Perché alla fine riconduce alla mera materialità ogni cosa, infatti per questo motivo molto spesso associata alla sessualità anche in senso di anche con lo stupro eccetera, ma in realtà non è esattamente, ma infatti anche a livello sia Crook ne parla nelle storie, appunto storie dal banale Cappuccetto Rosso a filmografia eccetera, i primi mostri tranne qualche mummia, cosa sono stati? E gli animali, il polpo gigante, lo squalo, il divoratore di uomini, cioè, e anche questa è una percezione abbastanza diffusa, piccolo campione statistico, ma quando vedi una scena, soprattutto se ben girata, sì, se gli Achille ti dà le pugnalate, cioè, può fare senso, ma lo accetti, essere sbranato da un animale è una cosa che fa accapponare la pelle, indipendentemente. Il horror con animali realistici, soprattutto quando non sono inquadrati, ma quando sono intuiti, tipo la cosa geniale che poi è stata il primo squalo, anche se io Backcountry. Anche Backcountry, comunque è la crudezza del realismo. Cioè nel senso, il fatto che la tua vita è su un binario totalmente antropocentrico, totalmente cablato su altre cose, e poi a un certo punto svanisce, In una maniera che è assolutamente fuori dall'ordinario, perché è fuori dalle logiche della società moderna capitalistica, eccetera. Morire in incidente d'auto conferma la tua... Lo metti in conto, fai parte di quella società e sei morto all'interno della società. Mi sono reso conto che su questa conferenza di antropologia non riusciremo a dire la metà delle cose che ci sarebbero da dire, però il modo in cui tu muori rafforza anche la tua identità, questa cosa potentissima. Ma infatti lo vedrai dopo con l'ecofemminista filosofa Plumwood, che pur avendo passato una vita a decostruire l'antropocentrismo, a parlare di umani come corpi animali, quando è stata attaccata e poi sopravvissuta da un appunto tentativo di predazione di un coccodrillo, la sua vita e anche la sua vita filosofica è cambiata radicalmente, in quanto si è sentita riconnessa e riportata all'essere mera carne, mera energia per altri viventi. Ma infatti, come dicevamo, in Orme Selvagge, quanti... sciamani, santone, eccetera, era quante volte era legato alla sopravvivenza, con l'incontro lì ci siamo concentrati sul tipo di animale, però il sopravvivere un animale, l'attacco di un animale, avere determinate cicatrici, eccetera, diventava automaticamente, forse in alcune culture sarà ancora così, diventa qualcosa come un grado di elevazione superiore, una consapevolezza superiore. La sua filosofia è proprio non scaturita, perché ovviamente faceva questo lavoro prima, ma radicalmente modificata da questo evento. L'altro soggetto che a me è di cui nutro un interesse particolare, appunto anche filosofico, è Timothy Treadwell, protagonista di Grizzly Man, film di Werner Herzog. Non l'abbiamo citato, non abbiamo tempo. Io voglio fare una, come ho già proposto una volta, io ho fatto proiettare una volta in Veneto il Grizzly Man, vorrei fare un evento live in cui si parla di questo film. Da un lato perché parlare di Herzog come regista già di per sé è uno dei più potenti lettori della natura, infatti quasi tutti vengono di Herzog il soggetto della natura come caos, come distruzione, come totale indifferenza eccetera, un po' Pascoli, atomo Paco. Dall'altro abbiamo la figura di Timothy Treadwell che invece che ha vissuto 11 anni e passa se non con gli orsi dell'Alaska, un genio perché alla fine comunque senza armi, capendo il linguaggio è riuscito a sopravvivere, poi per un incidente, diciamo, è stato mangiato alla fine. Però la sua visione, la cosa interessante di questo film, è che rappresenta esattamente le due visioni che noi non vogliamo. Herzog è totalmente la natura è distruzione, la natura è quello che viene descritto anche nella teodicea, anche quando ne parla Darwin, cioè
è la vespa che depone le uova dentro a, a un altro insetto per poi divorare. Che venga sì, come la pagina, quella, quella che c'ha sempre le carcasse, la pagina Nature, com'è? Vabbè, quella insomma comunque... Sì, non so com'era. Comunque sì, da un lato questa visione... Nature is metal. Ok, dall'altra parte c'è la visione di Tradwell che si emoziona, piange per un cucciolo di volpe divorato dai lupi notte prima. Sono due dicotomie complete, assolute, ma che in sé rappresentano il fatto che ancora oggi, al di fuori di un'ottica cristiana o comunque di certo tipo di religioni, è difficile per noi umani dare senso e agire eticamente in un mondo che sostanzialmente sottende i più alti livelli di purezza, cooperazione, simbiosi e il più alto quantitativo di violenza, stupro, sopraffazione, eccetera. La natura è questo calderone e agire eticamente, fin quando agire eticamente significa prenderci cura di noi umani l'uno con l'altro, quello che abbiamo fatto a notte dei tempi, costruiamo la città, la chiesa al centro, marginalizziamo il selvaggio, ma laddove noi con il rewilding e con anche l'imboschimento dell'Italia, il fatto che i confini, cioè i confini sono sostanzialmente le categorie aristoteliche, sono categorie architettoniche di come è la nostra realtà. Infatti non a caso in Sudafrica ci sono recinti in cui sono contenuti carnivori, il parco Kruger eccetera, sono grandissimi recinti. Sì, sostanzialmente. Sì. Sono poche le zone del mondo in cui, tipo Nuova Delhi, dove ci sono numero sufficienti leopardi che girano per le strade della città come fossero appunto anche loro abitanti. E questo non avere confini è una cosa che traumatizza la nostra specie. E il selvaggio significa proprio questo, la possibilità di un terzo punto di vista. Cioè noi abbiamo bisogno di qualcosa che confermi il nostro essere, la nostra identità, essendo qualcosa che sta di fuori identità. Perché così tanto grandi carnivori, comunque grandi specie? Perché sostanzialmente il wilderness feticizzato da Thoreau, ma anche da film come Into the Wild, eccetera, sostanzialmente non esiste quasi più, e soprattutto non esiste in Europa. Oh. Certo, pochissime zone non esiste in Europa, ma neanche in Lapponia trovi granché di indomito. E quindi cosa ci rimane di indomito? Sostanzialmente di indomito ci rimane la soggettività. Non puoi più cercare l'indomino come l'immacolato, il non toccato, eccetera. Sì, la frica nera di una volta, non esiste ormai, no, siamo arrivati ovunque. Puoi cercare nel... E quello che diceva bene anche, adesso non mi ricordo, che McKibben, se non sbaglio, tu non puoi comparare l'indomito all'imprevedibile. Cioè il mondo che risulta ai cambiamenti climatici è imprevedibile, cioè, sfida, ma non è indomito. Ma non ha una volontà, non ha una organizzazione interna coerente. L'ecosistema selvaggio aveva un'organizzazione interna coerente che si contrappone, a che va le sue volontà, che si contrapponevano alle nostre. Cosa ci rimane a noi che ci dia il selvaggio, se non le soggettività come i lupi che ululano e ci attraversa le città? E allora si crea un mondo permeabile, si crea un mondo in cui la volpe te la trovi dentro casa a Londra. E questo a noi ci spaventa, il fatto che l'unico modo in cui il wilderness possa, il selvaggio e l'indomito possa sopravvivere nel XXI secolo, nell'antropocene, attraverso questa estinzione di massa con 8 miliardi di esseri umani, è proprio rompendo quegli schemi. E lo vediamo manifestato in pochissime cose, i topolini che ci attraversano qua a casa, eccetera. C'è una filosofa, o non so se filosofa, comunque esperta di animal studies, che appunto si è trovata i topi in casa, lei da vegetariana, diceva, io non so come fare, perché con i danni che mi causano, eccetera, certo, con i topi in casa, però ucciderli non posso farli, li porto fuori, e non funziona, come faccio a coesistere con questo elemento selvaggio? Lei ha utilizzato una domesticazione simbolica che però ha dei suoi contro. Cioè ha cominciato a considerarli come pet, come animali domestici. Lei aveva detto from pest to pet. Però anche questo è una limitazione, perché noi cerchiamo di... facciamo questo esperimento teorico, li trasformiamo in pet, che cosa significa sostanzialmente? E da un punto di vista cognitivo, non sono più di essere nuovamente al timone. Cioè, sì, beh, ci torna sempre una questione di controllo, ma questo è ovvio. Non sei tu che sei venuto nella mia casa, topo. Sono io che ti ho invitato, perché sono io comunque il padrone di casa. Mm-hmm. E sostanzialmente no, con il selvaggio noi non siamo padroni di casa. E la cosa che è molto spesso giustificato anche i primi dei Foreman, eccetera, teorici del rewilding, così era l'estinzione di, avevamo parlato, queste gigantesche aree protette, eccetera, in cui sostanzialmente dei Foreman diceva, io voglio i turisti che non devono avere le strade ben fatte, i cartelli che ti indicano ad andare, i campeggi tutti organizzati, no. Io voglio del wilderness in cui poter andare e perdermi, perché è un'esperienza che tra l'altro trascende il concetto risk is fun, perché risk is fun, che è un po' anche quello del bungee jumping, sì, eccetera, sostanzialmente cosa dice? Che il rischio è adrenalina, eccita, però è il rischio che deve essere sempre minimizzato.
è come vedere un grande carnivoro, ma che tu lo vedi da una distanza di sicurezza. È un po' l'idea della Jurassic Park, prima che Jurassic Park impazzisca. Mm-hmm. Ti do questa iniezione di adrenalina, ma devi più o meno sempre essere sicuro che se niente va storto, torni a casa con la tua pelle addosso. Quello che propone dei forum è un passaggio essenziale. Deve esserci la possibilità in cui realmente dalla paura di vedere un mostro diventa il fatto che tu effettivamente possa finire l'impasto. Il problema principale di questo è che funzionerebbe se ci fossero spazi abbastanza grandi per creare questo mondo istinto in cui la gente che vuole esperire questo significato, questo wilderness, può andare a cercarselo. In realtà, come il mondo è oggi, questo non accade. E cosa succede? Che anche chi non vuole esperire questo tipo di wilderness se lo trova sotto casa. E lì subentra il problema antropologico, perché le uniche risposte che abbiamo avuto sostanzialmente sono quelle di dire che il rischio che una noce di cocco uccide più di un dei grandi predatori, e quindi minimizzare statisticamente, ma abbiamo visto che non serve minimizzare statisticamente perché c'è un fattore cognitivo antropologico. Ricordo il caso di questa signora che quando ha saputo che gli orsi questo è i Pirenei, chiamava il padre che era stato tipo lì agricoltore eccetera, e diceva: ah, ma sai che sono arrivati i lupi? E tipo, c'è stato questo momento descritto su un giornale, un racconto, perché questa persona forse è scrittrice, diceva che in quel momento in cui l'orso ha messo piede su quelle montagne, quella non era più casa loro, cioè il mondo era cambiato, cioè quindi una trasmutazione del valore di un luogo, uno sradicamento dovuto alla presenza di qualcosa. E noi l'abbiamo visto sostanzialmente accadere in Valle d'Aosta, quando abbiamo saputo che c'erano i lupi. Cioè la montagna ha cambiato aspetto. Alla prima volta quando l'abbiamo saputo, perché è stato comunicato, la seconda volta quando l'abbiamo saputo, perché l'abbiamo percepito, perché abbiamo visto un lupo ci è arrivato, ha tagliato la strada, ma dove non tutte quelle volte che eravamo a camminare in mezzo, erano attaccato alle case a fare, ma dietro casa falò. Noi facciamo il falò in un momento, il secondo prima eravamo a dire che bello fare il falò dietro casa, uno farlo tutti i giorni, il secondo dopo un elemento selvaggio indomito con una propria volontà ci si presenta davanti agli occhi e cambia, mette sotto sopra le regole del nostro mondo. E questo secondo me è radicale. Sto cercando di riassumere un po' tutti i punti che volevo dire in un discorso unico, in una tirata unica. E secondo me c'è una grossissima differenza anche nel termine del macabro, perché con Debitum alla fine c'è questo tentativo sempre di far riemergere questo lato della natura che molto spesso non incontriamo. Però una cosa è molto diversa, tu mi confermerai, trovare delle ossa pulite, belle, in un bosco, che hanno perso, diciamo, la loro identità dei fatti. C'è come un detective che va, c'è la differenza di andare su una scena del crimine e l'andare invece a visitare una mummia in un museo, sostanzialmente. Certo. L'effetto, trovare un fossile, l'effetto è diverso. L'altra cosa è trovare un animale ucciso, che so, roadkill. L'altra cosa è, come è capitato a noi... Ah, quando avete trovato, fa, certo. Trovare, come dei detective... I segni anche della lotta. Sangue, i segni della lotta. Cioè, l'animale che lottava il camoscio in quel caso presenziava ancora lì, cioè c'erano ancora fresche le tracce, il movimento era percepibile come appena inciso, come una comunicazione non scritta. E quando ti trovi di fronte alle budella, non sono più quelle budella che si trovano in un negozio o quelle che troviamo anche qua a casa Debitum. Quelle budella erano budella fresche e potevano potenzialmente essere le nostre. Le probabilità erano minime, ma tra il minimo e l'impossibile c'è quella soglia per cui sostanzialmente a una certa non siamo andati ad entrarci a seguire tutto il percorso dei lupi, siamo fermati lì. E questo per me ha avuto un valore intrinseco, perché in quel momento, è questo che vorrei anche fosse il messaggio grande di questa conferenza, noi parliamo tanto anche di sesso e altre cose eccetera, ma se io penso alla mia esistenza, penso che probabilmente non riuscirei a vivere in un mondo senza lupi, senza orsi, senza sapere che ci sono, magari non averli vicini di casa ovviamente, ma sapere che ci sono cambia radicalmente quanto è più ricco per me il mondo, al punto che probabilmente ho visto il film Seven Sisters, ho visto il film sul secondo di Godzilla eccetera, il tipo di paesaggio presentato mi farebbe voglia di diventare a me il terrorista che fa saltare in aria la città, perché impazzirei nel momento in cui tutto viene normativizzato, tutto viene... pensiamo alla nostra vita, cioè gli impegni, le pressioni sociali, il dover pagare la bolletta, il procurarsi a mangiare, cioè, vestirsi in un certo modo, le sovracomplicazioni, ed è lì tu sei tutte le tue sovracomplicazioni, ti trovi di fronte delle budella di un animale che magari hai visto fino all'altro giorno passatamente indietro, che ha una forza fisica tale da potersi spostare, perché è stato spostato anche fisicamente da un camoscio, credetemi, una volta, e una taglia simile perché è più grosso di un tuo cane domestico. E quello che vedi, quello che ti succede è, pensi e dici,
sostanzialmente sono carne anch'io, e in quel momento io credo che è una cosa che, motivo per cui sostanzialmente non dovremmo mai eradicare grandi carnivori, grandi predatori, eccetera, al di là di tutti i servizi ecosistemici e le altre cose che possiamo raccontarci, è che in quel momento ho avuto il privilegio di essere emancipato dalla mia natura umana, cosa che raramente accade, che può essere forse ottenuto tramite trascendenza con droghe, tramite sesso fatto in maniera particolarmente, in un certo modo, attraverso esperienze cognitive particolari, ma lì, nella maniera più semplice, la mia natura umana terminava e mi raffiguravo essere un flusso di energia, materia, corpo. E in quel momento in cui mi facevo corpo, in una maniera più profonda, potrei usare le parole di Val Plumwood, ma sto cercando di dire quello che ho visto io, perché non credo che sia necessario arrivare a quel livello di esperienza, di essere praticamente quasi mangiati per poter comunque avere un'esperienza che significa convivere passo a passo con un grande carnivoro. In quel momento io sono stato ridotto psicologicamente alla mia carne, cioè perché quelle budella potevano essere mie budella a livello di meta rappresentazione, è arrivato all'estremo. E cosa succedeva? Che nel momento in cui mi scoprivo corpo, massimamente corpo, mi emancipavo prima dalla mia condizione umana, secondo dalla mia costrizione corporea, perché nel momento in cui mi capivo corpo, mi capivo anche che il mio essere non era semplicemente la soggettività Nathan che domani va a tenere la conferenza, ma io ero già parte di un flusso di energia e di approvazione che domani sarebbe stato qualcos'altro. Come quel camoscio non era più un camoscio, cioè fino al giorno prima potevi osservarlo, potevi avere dei display comportamentali, eccetera. In quel momento non aveva cessato di esistere, non interamente, come individuo sì, ma adesso era parte della vita intrinseca di altri animali, come è stato parte per quando i resti sono stati mangiati alla volpe. Però non capiamo realmente cosa significa appropriazione, in un senso un flusso forse eracliteo dell'esistenza, fino a quando non la vediamo, perché per tutto il resto sì, lo puoi vedere sul Re Leone, il ciclo della vita, ma è molto diverso vederlo così e capire che quello che tu apprezzi esiste perché distrugge qualcos'altro, sostanzialmente. Non puoi apprezzare il lupo e non apprezzare anche la distruzione del camoscio, per dire. E c'è difficile pensare così, perché da un lato abbiamo questa etica olistica, dall'altro abbiamo quello che è la nostra etica individuale, una società particolarmente libertaria, per cui sostanzialmente vogliamo estendere i diritti a qualunque singola cosa. E quindi ci riesce difficile coesistere con l'idea di diritti estesi a qualunque singola cosa e una legge universale che noi possiamo anche chiamare spietata, ma semplicemente il punto di vista, quello che Aldo Leopold chiamava il punto di vista della montagna. Lui ha scritto pensando come una montagna. La montagna non pensa che i cervi siano un problema se vengono uccisi dal lupo. La montagna pensa con tempi diversi. E se tu cominci a pensare con tempi diversi, per parafrasare Capo, cominci a pensare alla tua misera vita, al tuo misero tempo e al fatto che forse non vale proprio la pena per un po' più di sicurezza annichilire una cornice di senso molto più profonda che ci fa capire pienamente che la nostra vita è un'immanente trascendenza, che noi non ci risolviamo mai semplicemente nella cornice della nostra breve esistenza. Questo Federica, tra l'altro, la pensa, cioè, mi ha fatto un discorso molto simile una volta. Io certo l'ho visto, a parte con il cane, qualche volta l'ho visto con comunque perché qualche vittima di predazione l'abbiamo avuta, quando appunto lo seppellisci e poi magari, visto che a volte per piccola nozione tecnica, a volte capita di dover mettere magari l'animale in quello specifico vaso perché così lo ritrovi e da lì cresce questa pianta e mangiarne i frutti e poi dopo una stagione intera svuotare il vaso, trovare solo le ossa e poi lavorarle e poi venderle a qualcuno che ci farà una foto insieme e c'è la storia di quell'osso nasce quando è nato quell'animale che è stato predato in Val d'Ossola il giorno tal dei tali e oltretutto appunto, cioè in realtà lo stai mangiando, anzi tu stai poi toccandola con mano, lì erano fresche, fanno comunque se l'altro le interiore fresche puzzano, la gente non c'è, il nostro dentro e il dentro degli animali è orrendo, cioè già da fresco, anche questa gente non lo sa finché non lo vede, la macelleria non è niente in confronto, in realtà la sua putrefazione. Cioè tu vedi, e se lo vedi, è una cosa estremamente difficile da sopportare, che è orribile da vedere, che fa schifo e diventa, tra l'altro anche questo, vedendo il vaso, c'è un video in cui facciamo una giornata insieme, andiamo fuori, e svanisce, cioè diventa terra.
cioè dentro quel vaso là c'erano cinque teste, di cui appunto un cinghiale predato e due capre, e non c'è più niente, c'erano delle ossa e tutto quello che era lì era diventato terra ed era diventata una gigantesca pianta di zucchine che tutti quanti noi avevamo mangiato. E appunto è facile dire, sì, no, il ciclo della vita, cioè, e gente che lo dice, stando però un passo fuori, no? Vale per tutti, ma è per me no. Quello è il problema, che però qualunque altra pratica ci consente di pensare, cioè qualunque altro animale esistente, il gatto che mangia il topo, ci permette di pensare che c'è un ciclo della vita, ma allo stesso tempo ci permette di giudicarlo, anche questa è una cosa, beh, l'arroganza sì. Di... Ci sono mille discorsi dalla teodicea cristiana ad altri discorsi di teodicea più laica sui valori e il disvalore della natura, se appunto la sofferenza sia un bene, sia un male. Con quei discorsi dicevamo prima. Se vale di più la sofferenza, cioè se la sofferenza è necessaria per la vita, allora la vita giustifica la sofferenza o la sofferenza annichilisce la vita, perché sono due possibilità. Certo. Cioè o vedi la vita come un... come qualcosa, un traguardo, e di conseguenza accetti anche la sofferenza come cattiva necessità, oppure il disvalore della violenza è tale da negare anche la volontà che la vita continui, e quindi diventi estinzionista sostanzialmente. Il punto è, chi siamo noi per giudicare questa cosa? L'unico modo in cui noi possiamo giudicarla è l'esserci automaticamente già posti fuori, e come giudici morali noi guardiamo il cerchio della vita e non come soggetti che ne fanno parte, per cui l'esperienza di Val Plumwood, tra l'altro la canoa di Val Plumwood, che è utilizzata quando è stata attaccata, è esposta al Museo Nazionale dell'Australia, quindi prima o poi la vedremo, e raccontava che appunto nei momenti in cui lo squalo ha iniziato... Il coccodrillo. Il coccodrillo ha iniziato a farla girare col death roll, praticamente cioè nel suo cervello scaturiva... questa cosa non ha senso, cioè non sono cibo per animali, io sono un umano, sono molto di più, non sono solo questo. E la cosa interessante che è venuta fuori con la sua filosofia è che, detto che ovviamente qua è brutalizzare con un'estrema sintesi, noi abitiamo sempre un mondo duale, il mondo della nostra soggettività che ha delle determinate regole, di etichetta etica nei confronti degli altri, ma abitiamo anche il mondo in cui noi siamo carne ed energia. E non smettiamo mai, cioè la cosa che noi ci illudiamo è che smettiamo di essere carne ed energia, ma sostanzialmente siamo sempre carne ed energia, soltanto che in rare eccezioni ci viene ricordato nel momento in cui uno sguardo terzo, il famoso sguardo terzo di prima, ci dice: ehi, sai che c'è? Tu non sei buono da pensare, sei buono da mangiare. E nel momento in cui qualcuno ci pensa come buono da mangiare, ci reifica sostanzialmente... attua su di noi quella cosa che noi abbiamo sempre pensato di attuare sul resto del mondo. E continuiamo a farlo ancora, tra l'altro, impunemente. Questa cosa ovviamente sbalordisce il motivo per cui determinate culture native in un certo senso vengono considerate più ecologiche. Io non credo che potrebbero mai essere state considerate più ecologiche se non fosse sul fatto che loro hanno esperito molto di più la morte e la predazione di quanto abbiamo fatto noi. Sì, anche questo, cioè, tornando un po' più semplici, in realtà è assurdo, come dicevamo prima, come viene visto come inconcepibile che una persona possa morire a causa del lupo, dell'orso, o addirittura una tua proprietà, cioè un tuo animale, possa morire a causa dell'orso o del lupo, cioè è inconcepibile, allo stesso modo viene considerato concepibile sterminare questi che sono soggetti. Cioè, poi noi non potremmo mai sapere, lo diceva anche, questo aveva detto in un'intervista, ce l'aveva detto Caffo, no? Noi non possiamo comprendere cosa significa essere un lupo, cosa significa essere un orso, cioè... quale percezione abbiamo visto di recente l'orso di Jacques Annaud, ci sono quelle scene in cui l'orso sogna, cioè noi sappiamo che gli animali sognano, cosa pensano, eppure l'uomo non si pone tranquillamente, non si pone il problema di dire, beh, se sono un problema allora ne sterminiamo, magari non tutti, ma anche solo il fatto di dire, ah, ci sono 5.000 lupi, sono troppi, quindi almeno 1.000 vanno eliminati. Se uno dicesse, beh, in Italia siamo 60 milioni, sono troppi, un milioncino dovremmo eliminarlo. Addirittura se uno si azzarda e la pandemia torna a dire, beh, comunque l'età media è, ovviamente c'è l'alzata di scuse, tu stai togliendo valore alla vita umana, dei vecchi sono i nostri, devono comunque... Invece no, la nostra posizione è quella, il contrario, noi togliamo valore alla vita umana quando la disinseriamo... come si parlava in quella della religione, la togliamo dal ciclo, noi siamo esterni. Cioè, l'unico modo per
essere spirituali nel senso più profondo del termine e comprenderci come parte del cerchio di vita. Per questo c'è anche uno perché noi non possiamo autoconferirci un senso, ma un senso deve essere dato nel contesto. Dal contesto. Cioè, c'è persone che il massimo di natura che hanno visto è la spiaggia incontaminata delle Maldive dove vanno a appoggiare i piedi a fare il bagno e non sono mai stato. Ma quante volte anche noi nel privato è capitata la persona che dice sì, beh, ma io nel bosco ci vengo, però voglio il water, perché sennò, sembrano banalità, come ci dicono, sono sponsorizzate, fricchettoni, sognatori, cioè, in realtà no, cioè, anche perché poi ti dà appunto davvero quello che ti restituisce è molto di più di quello che rinunci dal punto di vista dell'orgoglio, è un bagno di umiltà, appunto. Cercando di andare, perché se no qui andiamo avanti all'infinito, e se non vedo male, secondo me siamo a 3 ore, e cosa trarre noi da questo? Significa che da domani andiamo appunto a correre nudi in mezzo ai coccodrilli sperando che ci mangino? No. E io, come al solito, loro sono quelli, come penso che abbiate percepito in questi ultimi 20 minuti in cui abbiamo lasciato giustamente la parola a lui, quanto pathos e quanto afflato ci fosse in quello che diceva, è semplicemente sperare in un cambio di paradigma, in un cambio di mentalità, in un accettare determinate cose, che va dall'accettare che il proprio giardino ci siano le foglie per terra, per quello che anche a me, appunto, io amo anch'io il rewild proprio per quello, cioè va da quello, va ad accettare che appunto le relazioni non siano solo determinate cose, e va ad accettare che ci possano essere delle cose fuori dal nostro controllo. Scala, volete fare un test della tolleranza su predatori, eccetera? Dormire in stanza con un ragno e essere morso. Oppure cose, il Dalai Lama diceva il famoso, se una zanzara prova a pungermi, la prima volta scaccia, la seconda volta scaccia, la terza la schiaccia. Mi fa pensare al fatto che ad esempio noi possiamo testare la nostra resilienza anche con piccole cose, zanzare, ortiche se vogliamo uscire dal mondo animale. Le foglie secche per terra. Le foglie secche sul vialetto o... Le zecche, ad esempio, forse sempre James Hadley, che è questo professore di cui ho grandissima stima, di cui parlavo all'inizio, non solo ha scritto con la scomoda verità di essere commestibili dagli orsi, adesso tradotto in italiano, ma penso abbia scritto anche qualcosa circa le lezioni filosofiche che puoi imparare dalle zecche, cioè l'idea di accettare cosa fai se ci sono zecche e non vai più scalzi in un bosco. Noi in Scozia abbiamo preso l'abitudine, togliersi le zecche appena rientri, e che ci sembrava quando siamo andati lì, ci sembrava come dire una follia, come si può, cioè dobbiamo assolutamente trovare un modo di tenere a bada, ridurre il numero di cerve del genere, o le sanguisughe in uno stagno, pensieri spontanei, cioè come puoi vivere in un mondo in cui non puoi andare in giro scalzo e ti trovi 10 zecche. Sì, la teriofobia, non abbiamo forse neanche detto la teriofobia, no, era nel pezzo di libro, ne parlavamo nel corso, arriva. Appunto, ci sono vari gradi, no? Cioè, da quello che dice vabbè, tutto bello tranne il lupo che è troppo, a quello che esistono, e uno me l'ha anche consigliato, delle particolari bombolette simil disinfestazione da casa, che tu chiudi la stanza, fai partire la bomboletta e lei uccide qualunque cosa viva all'interno della casa, dalla cimice al ragno, alla cosa, cioè, sono anche, è bella, no? Tu lo metti in ogni stanza, muore qualunque cosa e così poi sei a posto, no? Con... qualunque cosa che ho i dubbi, però i cimici dei letti, acari eccetera, invece banchetta non c'è. Noi anche, infatti in realtà per predatori sugli insetti anche quello non è una cosa che ci poniamo, l'importanza che hanno anche, esatto, i ragni, altre cose. Cosa si può fare anche quello, cioè noi ok abbiamo anche un'opportunità forse un po' estremo, in casa ci sono piante, ci sono topi, c'è un ragno bellissimo tra l'altro, poi ve lo faccio notare ancora che abbiamo portato in casa una lucertola che ormai vive tra le piante, ma anche queste banalità voi non vi rendete conto, cioè immagino, visto che non penso, di quanto sia bello avere la percezione che ci sia un ecosistema in casa, sentire appunto il muoversi, dire ma quello sarà come al solito il topo, sarà quell'altro, o primavera qua quando abbiamo registrato le altre conferenze capiterà ancora di continuare a doversi spostare, vedere, perché sono... Sapere che un bosco, una foresta è vivo, non dico a livello di come era in Finlandia, però comunque, prendendo proprio l'esempio della Finlandia, sono stati anche discreto numero di tempo, cioè il bosco diventa vivo, improvvisamente da paesaggio... No, diventa quasi un ente, un agente, un ente. È la cosa che ti sviluppa a livello cognitivo, perché sai, se tu sei quello che accade all'interno del bosco, ad esempio predazione, eccetera, accade su micro scala e tu puoi essere indifferente,
non impari nulla dalla camminata nel bosco. Se tu sei l'animale alfa, nel senso che vai lì e tu vai lì, magari anche con un fucile in mano, e sei lì più per uccidere o dominare, è diverso. Se invece tu vai lì, perché i cacciatori fanno tanto l'esaltazione del fatto devi, sai quanta attenzione devi prestare se vuoi trovare la preda, eccetera, ok, pensa quanta attenzione devi prestare se tu può essere anche la preda, anche se anche mentre caccio, cioè, ma sì, cambia, ma completamente la, io ho un'altra cosa che anche io ho provato direttamente nel parco, quello in Toscana dove vorrei ancora portarvi, che è popolatissimo, non di predatori purtroppo, quindi di cinghiali eccetera, ma che in un paio dopo i primi passi mi è scappato davanti ai piedi un cinghiale e poi poco più là c'erano i daini, hai iniziato a muoverti in modo diverso, perché anche solo appunto finisci, inciampi su un tasso particolarmente aggressivo o un cinghiale abbastanza grosso diventa, ma alla fine tutto quello che abbiamo detto appunto nel corso della conferenza torna a tutto, e io appunto cerco di continuare ad andare a tornare sul pratico. La cosa principale pratica non è tanto il cosa fare in pratico, scusate il gioco di parole, esatto, è proprio il cambio di pensiero, sono tanti piccoli passaggi, perché questa conferenza un po' cerca, esatto, di rispondere a cosa faccio, è cominciare a cambiare il modo di pensare. Allora, come diceva sia Caffo, che però conta molto meno, che Ernie Ness, bisogna passare dal, loro utilizzavano una parola che un po' desueta in realtà adesso anche nel dibattito filosofico, che non è iperaccademico, è quella di passare dall'etica all'ontologia. Cosa significa sostanzialmente questo? Che prima di pensare all'etica, cioè alle tue singole azioni, come normativizzare le tue singole azioni, cosa fare, prima di pensare a cosa fare, di pensare a come penso il mondo. Sì. Cioè l'ontologia significa questo, il discorso sull'essere. Se io penso il mondo in maniera diversa, poi le azioni vengono da sé. Cioè vengono spontanee. Se io comincio ad apprezzare la natura, il circostante, comincio ad apprezzare un determinato animale, eccetera, poi le occasioni per dimostrare, per fare le scelte etiche compaiono in seguito. Certo. Uno non è che dice, ok, sono femminista e da domani voglio fare questa ma azione. Sì, o come con il razzismo, prima di pensare a come agire in modo etico e antirazzista, basterebbe iniziare a pensare che siamo tutti uguali con gli stessi diritti. Le azioni molto spesso conseguono dalla visione del mondo che abbiamo e anche la percezione dei rischi, e lì torniamo all'inizio. La prima cosa che dobbiamo fare, se vogliamo detonizzare quello che poi è chiamata beranoia in Trentino, cioè la paranoia da orso o altre cose simili, è importante cambiare proprio la narrativa, e per cambiare la narrativa bisogna cambiare noi stessi. Poi ognuno di noi può attuare tantissime cose. E se pensiamo che il fatto di dire, ah beh, ma tu la pensi così, ma poi vediamo come ti trovi, la statistica ci dice proprio il contrario. Ricordo ancora quel ranger, cioè quel, non ranger, ma... Rancher? Sì. Tizio che aveva il ranch. Proprietario di ranch. In Montana, che praticamente uscendo fuori è stato attaccato da una madre orso che praticamente gli ha rimosso praticamente la faccia, lui è sopravvissuto. E è andato anche su National Geographic, ha rilasciato interviste, eccetera, non ha voluto farsi vedere fino a quando non gli fosse stata aggiustata la faccia. Perché? Perché era vanitoso? No. Perché voleva dare perché non voleva fare il messaggio più sensazionalistico possibile. Lui voleva essere testimone che la coesistenza è possibile anche laddove... Anche se può avere delle conseguenze. E quindi anche questo è interessante arrivare qui su questo punto, che le cose concrete da fare sono infinite. Quale strategia politica attuare, eccetera. Queste cose accadono, si ridiscutono dopo, ma prima di tutto bisogna spostarsi dal paradigma in cui tutto il management è attuale, cioè quali sono i costi e i benefici, perché i benefici in realtà sono qualcosa di terzo. L'essere potenzialmente preda di qualcosa o l'incontro anche con qualcosa di particolarmente selvatico non è bello o cattivo in sé. Come diceva Mark Bekoff, uno dei più importanti etologi, lui si è imbattuto in un orso, si sono entrambi spaventati, si sono corsi via, gli hanno detto, ma com'è stata l'esperienza? Ho detto, fantastico, bellissimo, un incontro stupendo, e che se lo rifaresti? Lui, assolutamente no. Certo. Un incontro, qualcosa, non deve necessariamente essere buono o cattivo, può anche essere semplicemente significativo, e se noi eradichiamo la possibilità di questa cosa, ne stiamo eradicando il significato. Ma oltretutto non possiamo, come dicevamo prima, rischiamo di come quando si dice, lì è più pratico, però si dice, stiamo perdendo biodiversità e perdiamo conoscenza, studi sui virus, possibilità di combattere queste cose, qua è forse ancora più fondamentale, cioè eradicare questo selvatico, eradicare queste possibili minacce, non sappiamo ancora adesso appunto quali
quali conseguenze potrebbero portare dal punto di vista sociale, antropologico. L'hai citato prima quando si parlava appunto degli scimpanzé, che in determinati casi con un determinato ambiente attorno si comportavano in un altro modo. Non possiamo davvero sapere. Oltretutto anche quella è una cosa che può richiedere anni, i figli, appunto, io citavo un bambino che adesso non sa cos'è una gallina e domani davvero arrivare a quei livelli di vignette, di dire cos'è un lupo. Guardando Orme Selvagge pensa quanto la nostra cultura umana sarebbe impoverita senza la presenza di questa. Esatto, e quindi cioè, arrivare tra 50 anni a parlare del lupo come del dodo, cioè non possiamo sapere quali conseguenze può portare, in questo caso essendo che non si tratta della singola specie, diciamo, quella specie iconica che si è persa, ma di una categoria di animali che, qua abbiamo solo scalfito la superficie, ma che ha sempre avuto uno stimolo e un effetto sulla nostra evoluzione, fondamentalmente. Eliminare questo elemento... In Tasmania quanto sono ossessionati dal tiracino. Cioè, nel senso, avendo rimosso l'unico praticamente carnivoro di dimensione tale anche da poter... vagamente costituire un problema per un umano, praticamente ci sono racconti, leggende, avvistamenti, la gente disperatamente cerca il mostro che ha cancellato, certo. Come diceva anche Aldo Leopold sui racconti dei cowboy, intorno al fuoco si raccoglievano per raccontarsi tutte le storie del grizzly che veniva giù dalla montagna a predare loro, e quando il grizzly è stato ucciso, sì, forse morivano meno pecore, cioè meno animali comunque, però i cowboy non avevano più nulla di cui parlare intorno al fuoco, cioè praticamente il loro mondo si era improvvisamente ridotto. Impoverito e ridotto, quindi questo è anche qui non è questione di opinioni. Due cose che devo dire rapidissimamente ho dubbi su rapidissimamente, ma vediamo. Per far sì che questa cosa funzioni, per far sì che il selvaggio, selvatico, indomito funzioni, non dobbiamo cadere in due trappole. Una che è la trappola maschilista e una che è la trappola del discorso sull'odio, hate speech. Cioè la cosa più grave che può succederci per non comprendere il valore che ha per noi la presenza del lupo, dell'orso, eccetera, è tornare alla dinamica antropocentrica per cui essi sono prodotto di altri esseri umani. Cioè, nel senso, sai come escono un sacco di articoli, c'è tanta diceria che i lupi sono stati paracadutati addirittura. Ah sì, c'è anche quelle fake news. I lupi sono stati introdotti da nemici. Cioè, nel momento in cui gli animali diventano strumento politico, capite che perdono la loro valenza di enti selvatici, perché perdono la loro autonomia, e se tu trasformi l'orso come una bandiera politica, uno strumento, politica, cioè si perde l'indomito iniziale. Antifa e anti-allevatore in Trentino o in Veneto, automaticamente quello non è più un animale con una sua indipendenza e costitutivamente non permette più quello che dicevamo prima, cioè, punto perché di non c'è esterno, più l'indomito insito. Dal punto di vista esterno abbiamo soltanto animali che possono danneggiarci senza avere un'autonomia. L'altra cosa che Val Plumwood aveva accusato, lei appunto ecofemminista, diceva molto spesso c'è l'analogia del coccodrillo che mi voleva mangiare, sostanzialmente come io donna che mi trovo nel selvatico e il predatore, un po' come anche il predatore sessuale che si vuole impossessare il mio corpo. Diceva, c'è una differenza abnorme tra la reificazione del corpo che fa uno stupratore e quella che fa un altro animale quando ti mangia. In una c'è una volontà e un'agency che può essere connotata moralmente, nell'altra c'è qualcosa che va molto al di là di questo semplice approccio, perché l'animale non prova per te disprezzo, la reificazione non è una è una cosa primordiale, istintiva e basta. Certo. Non c'è alcun tipo di odio o la reificazione non è anche del tipo ti penso come inferiore. Questo discorso tra l'altro vale anche per la violenza, quando prima l'abbiamo accennato, scusa se interrompo, quando si parlava del fatto, no, la natura is metal, capita, questo non abbiamo detto, ci sono molti predatori che mangiano le prede vive, cioè non tutti gli animali, non tutti i carnivori, parlando di mammiferi carnivori, non tutti uccidono, tipo azzanano la gola e poi mangiano, moltissimi mangiano l'animale ancora vivo, sì. Che uno dice è crudeltà, in realtà appunto anche l'espressione della violenza segue queste regole, cioè è uno strumento, non c'è nessun tipo di sentimento nei confronti. Nei film horror c'è la scena con la ragazza sexy che viene divorata, cioè c'è molto spesso questa trasposizione del mostro, l'animale viene convertito in un mostro perché molto spesso, ma anche con Cappuccetto Rosso, certo, diventa una cosa come fantasie sessuali. Ricordo appunto tanto l'essere mangiato come un simbolo, la fagocitazione come una fantasia sessuale. In realtà, in un certo senso,
è più intima della sessualità. Non c'è nulla di più intimo che il fatto di cominciare a essere una componente del corpo di un altro, perché tu smetti di essere un soggetto. Non abbiamo praticamente parlato di cannibalismo, dobbiamo fare un'altra ora, perché c'è tutta una cosa legata al cannibalismo, al tabù del cannibalismo. No, diventa un'altra roba. Comunque sì, questo discorso comunque rientra proprio in quello, non c'è niente di più perverso. E appunto Feuerbach diceva siamo ciò che mangiamo, e lo diceva in un'ottica di una filosofia che nell'Ottocento voleva spazzare via l'idealismo. Cioè basta con l'idealismo, noi siamo sostanzialmente materia prima di tutto. È da lì che poi Feuerbach è stato preso ispirazione da Marx, proprio per le sue teorie sull'economia. Quello che io ho affermato nel libro, che affermerò in altri libri, è che parte fondante delle mie intuizioni filosofiche, che prima di essere ciò che mangiamo, sia, o almeno in contemporanea con ciò che mangiamo, siamo anche ciò chi ci mangia o può mangiarci. Se noi rimuoviamo questo tassello, sostanzialmente perdiamo la nostra umanità, perché perdiamo la nostra animalità e perdiamo la nostra corporeità e perdiamo la nostra trascendenza. Quindi vedete come sono collegati anche gli 8 principi di Wellmet, eccetera. Ragazzuoli, voi e pubblico, abbiamo appunto, togliendo i 5 minuti di montaggio di pausa che abbiamo fatto, siamo quasi a 3 ore, direi. Più che altro in realtà è più il freddo che sta vendendo. Anche con questo cappottino. Hai visto, sono molto... Questo poncio qua, le cose dietro sembrano in qualche resort, tipo in Africa. Bel poncio, esatto. E secondo me un'altra cosa... Quelli dietro di te sembrano tenere fuori le iene. Esatto. Sì, sì, non si intravede la muraglia, in realtà solo il cane che scappa. Allora, in realtà un'altra cosa che secondo me si può fare, ed è il motivo per cui stiamo facendo quello che stiamo facendo e che potete fare anche voi, che puoi fare anche tu che stai guardando, è parlare di queste cose, divulgare di queste cose, studiare queste cose. Io per esempio lo ammetto, io non faccio problema di ammetterlo, non mi era chiarissimo dove volesse andare a parlare questa conferenza, mi ha fatto un breve briefing, mi è stata chiarita l'idea, allora ho detto ok, facciamola. Come ne abbiamo parlato anche in altri campi, cioè prima, perché anche questa magari a volte l'obiezione arriva, allora andate a vivere nel bosco, magari, allora andate a farvi mangiare dai lupi, magari potessimo poi lavorare sul campo, si spera prima o poi di fare anche quello, ma perché facciamo questo? Perché per attuare un cambio culturale, per far partire un movimento culturale, la prima cosa ovviamente è l'informazione, la conoscenza. Cioè noi speriamo che alcune delle cose che abbiamo detto non le conosceste o non ci aveste mai riflettuto sopra, e quindi l'elemento principe è quello di portare l'informazione. Presto speriamo anche di fare cose sul campo, ma questa è. E quindi qua, secondo me, una cosa che voi potete fare è parlare con noi, dirci cosa ne pensate, commentare, mandarci mail, chiedere approfondimenti, darci notizie, se avete vissuto esperienze simili. Cioè in realtà questa appunto deve essere vista come si chiama Academy per un motivo, cioè è una scuola per ora virtuale, ma è un'accademia, quindi ci si confronta con, adesso stiamo anche studiando appunto tutta una serie di possibilità anche di esaminare, di confrontarsi eccetera, e parlatene con altri. Per ora non siamo ancora strutturati per dare una formazione completa, ma confrontatevi con altre persone, anche che non la pensino come voi, cioè speriamo di aver dato in quasi 3 ore una serie di strumenti, una parte di strumenti, poi per approfondire ci sono gli altri corsi, ci sono i libri, ne verranno altri, noi per ora non ci fermiamo, per potersi confrontare. Avete la vicina di casa che spruzza tutto il muro di candeggina perché sennò arriva la volpe, provate ad affrontare l'argomento, provate a confrontarvi con vostra madre che vuole sterminare qualunque essere vivente, qualunque ragno, qualunque pipistrello nel raggio di 50 km, si inizia dalle piccole cose, ma soprattutto appunto se voi girate il link di questa conferenza mandate una mail dicendo di contattarci, insomma in questo caso anche il libro sarebbe un ottimo, esatto, infatti adesso visto che probabilmente farò il montaggio metterò e qua sì, magari ti do anche un passaggio da leggere, ecco dai, trova un passaggio, hai pochi minuti per trovare un passaggio da leggere in conclusione, e il libro in cui a questo punto, visto che tanto farò un po' di montaggio, metterò il link dove trovarlo, dove spiega, tra l'altro dà anche un po' di introduzione a che cos'è, di cosa si parla, il libro affronta questi temi, una parte di questi temi e molti altri, e ce ne saranno altri ancora. Questo diciamo che è il primo introduttivo, poi finirà che ci sarà più o meno un libro per ogni principio, quindi vi aspettano almeno 8 libri di approfondimento, direi che di materiale ne avete. Spero anche, credo che siamo riusciti a dare anche l'idea di quanto studio ci sia sotto, di quante informazioni ci siano ancora da poter tirare fuori. Tu sei già pronto? Ok. Di chiudere su questa. Ok, da dove a dove? Dalle altre specie. Ok, qua, sì. Fino a non... animali, ok. Quindi questo poi sarà? Un'ultima cosa da dire? No, in realtà fatevi mangiare da qualcuno. Sì. Almeno un pezzo. Cioè.
direi che oltre a accettare di essere mangiati, prima di andare in un bosco, in un luogo con carnivori o comunque animali che possono predare, andate a vedere e studiare le norme di comportamento da avere, sì, cioè, perché sennò poi questi animali... Sì, esatto, intanto faremo un corso anche su questo, e poi non è che poi dopo... i vostri errori. Non è che poi dopo finisce che vi andate a far mangiare da qualche parte e poi trovano che l'ultima cosa che avete visto questa conferenza ci vengono a prendere per incoraggiamento di comportamenti pericolosi. Incentivare questo tipo di cose. Ok, ultima proprio brevi che poi chiudiamo con il passaggio, qualcosa, quell'ultimo messaggio da dire? No? Ti sei contento di quello che hai detto prima? Sì, dai, ci vediamo nella prossima conferenza sulla caccia. Allora vi lasciamo con queste parole, quindi poi chiuderemo, quindi vi lasciamo ancora con le, tra l'altro speriamo che leggere questi passaggi vi faccia venire, esatto, mi incuriosisca, faccia venire voglia di prendere questo libro. Ci salutiamo così. Da altre specie, hai detto? Sì. Questa iperantropocentrica interpretazione dei conflitti pare togliere ogni soggettività alle altre specie, riducendole a mero oggetto della contesa. Eppure molte di esse sono già da tempo in cammino non verso la pace con Homo sapiens, ma verso la coesistenza. Pensa a tutti quegli animali che si sono adattati etologicamente, ma direi anche culturalmente, a preferire la notte per muoversi e luoghi remoti in cui vivere. Le altre specie stanno già facendo molto nella speranza di convivere. E noi? Apparentemente il nostro sforzo è minimale. Tolleriamo quasi sempre quando non ci è recato nessun danno o disturbo. Ma come posso tollerare qualcosa che non mi nuoce? L'arte del sopportare e accettare sta nel perdono e nella comprensione, non nell'indifferenza. Così, troppo spesso, quando alcuni animali si comportano fuori dagli schemi, pattern da noi stabiliti come accettabile, li consideriamo rotti, sbagliati, anomali. Una volpe cerca cibo in discarica? Esemplare malato. Un lupo attacca le greggi? Sicuramente un ibrido. Un orso minaccia una persona? Soggetto pericoloso, certamente troppo abituato a noi e al nostro cibo. Gli animali fanno semplicemente gli animali. È solo la nostra specie che si cimenta in comportamenti prepotentemente non animali.